È dorato! C'è la cosa di... È vivo! Ho visto! Ho visto! The Prediction JDG. Di Cassano a Cali immediatamente così. Attenzione ragazzi, ah ecco. Dai, vai anche a Cali, controlliamo. Fammi bravo. Ok, ci sta. Chiamano la D-Jungler però qua. Rel Flex, Orianna mid blind contro Akali. Early vince Orianna, Sideline vince Akali. Atros contro Rumble. Voglio rivedere questo matchup perché ieri The Shy è andato 50 minion sopra. Quindi con Rumble Wukong carino. Penso sia una delle poche opzioni. Vediamo se ci sono altri jungler team fighter. Cioè vai open sì. Sborra. Jarvan ha bannato sì. Ragazzi Wukong vai. Ora vedo molte persone piccano vai. Però vedete il win rate. Bravo il coso. Bravo il regista. Vedete la win rate di vai ragazzi. Guardate la win rate di vai. Non è troppo predictabile vai. Per Wukong la gente magari però è meno forte suppongo. Se continuano a giocare vai c'è un motivo ragazzi. Come Oso vecchio la serie dell'anno. Posso fare quello che voglio Demo lo sai. Qua è una lounge di VIP di tier 1 la ultima che mi fa. Sono d'accordo ovviamente. Rimane il fatto che c'ha una win rate di merda vai. E anche l'ultimo di Wukong non è che fa così schifo. Dai. Predisce come finisce la serie. Io non cambio idea ragazzi. Io ho detto a inizio mondiale che vinco il GDG. Non credo cambierò idea. Magari col corso della serie sì, ma rimango del mio predict cioè. Io a inizio mondiale avevo detto che la finale sarebbe stata BLG. Quindi ho già sbagliato contro GDG. Ovviamente si può sbagliare cioè, che... Perché tifo. Allora, da una parte ragazzi c'è la Golden Lod, che incoronerà i JDG come team più forte di sempre, nel senso che nessuno ha mai vinto tutto in uno split, tutto MSI split mondiale, quindi è il primo team a farlo e verrà ricordato nella storia. Dall'altra parte ragazzi c'è Keria che con tutto il rispetto merita il mondiale più di chiunque altra persona presente. Forse c'è il match, non so, allora probabilmente Keria lo merita di più, però dato che mettiamo dovessero vincere, ma non credo. Credo ci sia un altro player. Gene Bard. In finale c'è un altro player di nome The Shy, ragazzi. Ma gioca un bel brand qua. Io contro Bard giocherei brand in competitivo, non interessa. Io tiro dritto, lo sciolgo. Bard, non solo Bard, Sharo, anche Gene. La prima volta che vedo Gene al mondiale, la prima. Cazzo, da leggere è incredibile. Allora, le draft sono incredibili. Fammi startare il game. Che parliamo del game un attimo. C'è una cosa che non capisco, ragazzi. Un attimo che mi levo dai coglioni dal centro e mi metto sopra i vincitori. Anzi, sopra i vincitori, sì. Anzi, sopra gli sconfitti. No, sopra i vincitori. Copro i GDG, copro. Via. C'è una cosa che non capisco, ragazzi, che è Gene Bard. Nel senso che tecnicamente, sulla carta, non dovrebbe funzionare. Mentre tutto il resto abbiamo già visto Aatrox contro Rumble, abbiamo visto Orianna contro Akali durante il mondiale. Sappiamo che Orianna vince contro Akali Early, poi Akali vince inside. Aatrox contro Rumble, voglio rivedere questo matchup perché The Shy è andato 50 minion sopra ad Aatrox e l'hanno spambaivato. Però in passato ho visto l'Aatrox andare sopra, quindi voglio vedere questo matchup in modo... Cioè, voglio stare focalizzato lì. Una cosa che non capisco è la sinergia tra Gene e Bard. Nei teamfight, cioè, ce l'ho l'idea, non capisco come far workare il playstyle di Bard con Gene. Perché Gene comunque ti vuole effettivamente rompere il cazzo in laning phase, ti vuole bullare leggermente. Voglio capire come vuole giocare con Mayuse, perché non ho capito questa concezione. Il Bard Gene non credo di averlo mai visto in competitivo insieme. Meglio Zelso 369, lo scopriamo adesso. Ovviamente il mio istinto mi dice 369 perché sappiamo chi è, ma magari Zelso è la smarfa. Io credo che questo matchup The Shy ci ha mostrato come worka. Rumble che domina completamente 50 creep sopra. And those early lane phase, what we expect them to be is to be a lot of push mid for Faker against this Akali. Knight Akali, early levels, you're not gonna have too many options. Comet. So Comet Aatrox. E Gene Scarpe, beh, Scarpe Gene è normale. Keria inizia immediatamente con la Rush, Q di missing, basic di Keria, Bard contro Alistar a livello 1 ragazzi, ovviamente Alistar a livello 1 è il laner più debole di League of Legends. Incredibly oppressive with your passive, you essentially have two spells early on, whereas missing essentially has none as a level 1 Alistar.
È la prima volta che vediamo Aatrox col Comet. Giusto così, ragazzi. Matchup è giusto così. Ali sta a livello. L'ha detto, Mitch. L'ha detto. Non fanno sentire l'audio, ma l'ha detto. Owner cerca immediatamente un gank in top lane. Attenzione, ragazzi. E qui, ragazzi, non può scappare 369. Non può scappare. È impossibile. Non può usare il flash perché non lena più. È morto. Mamma mia. First blood su Aatrox. Cercano di gankare Faker. Faker sopravvive. E tiene anche il flash. Bello il gank di Rael, ragazzi, qua in top lane. Faker deve stare molto attento, vuole rompere il cazzo a Kanavi per poi tippare. Rimane, guarda che roba Faker, che lavoro incredibile qua, ragazzi. È un lavoro incredibile quello di Faker. L'ha fatto perché tanto al TP, collassa carry, obbligato vai ad andare via. E qui, ragazzi, è un incredibile lavoro da parte dei T1. Faker e carry qui, guarda carry come rompe il cazzo. Wow. Questo è un lavoro incredibile qui, ragazzi. Un lavoro incredibile. Sono tutte piccolezze. Non è una piccolezza quello che avete visto. È una roba incredibile. Cioè, non sapete quanto ha dato. Ora vai, ora in topside non ha la jungle. Cioè, è una rottura di palla infinita quello che sta facendo i T1. E Faker è la prima volta che vedo una roba così. Faker deve tippare, quindi ha rotto il cazzo. Ora qui, ragazzi. Boom. Non può flashare 369, no? Non può flashare perché poi lane ha controllato senza flash. È obbligato a morirci. Ed era morto per forza. Era morto per forza qui, ragazzi. La vera finale del mondiale. No, sto zitto che poi chiunque vinca, ragazzi, se becca i VBG è come l'altro anno, vince il team di merda. Fatemi stare zitto. Three camp clears JDG's side of the jungle, comes from behind you with a red buff, and that is going to influence the data on our Aatrox matchup a little bit. Certainly is. And you got to respect T1's foresight to prepare for what is considered a Rumble favorite matchup by leveraging some early jungle priority here. Dicono Rumble favorite match. Allora perché io ho giocato Rumble in Clash e ho preso il cazzo dal Silver? How impactful that item is in the 1v1. You know what they say? The most important part of a top lane matchup is jungle. Yeah! No fair fights in the top lane. Also, you know, Zeus went for door. Scarpe first buy per Jhin, ragazzi. Into the early lane dominance. Perché non giocavo da 3 mesi, ragazzi. Non è che sono scarso. To try and stay on parity, because if you can mitigate the rumble early on, it gets you to the point where the Aatrox can actually skirmish. And as already mentioned, I do expect it to be a hextrink given that you're playing. Knight ancora al TP, ragazzi, ovviamente. Faker non ce l'ha, ma l'ha usato prima, vi ricorderete, dopo il gank. E poi rompere il cazzo a Vi, quindi non era in difficoltà Knight qua. Mamma mia. Absolute masters here at Worlds in very different. Madonna mia. Adesso torna un po' di trade. The Shy è andato 50 minion sopra. C'è anche da dire che qua hanno killato Rumble. Però se vi ricordate quel match di The Shy, The Shy è andato a livello 1, ha dovuto beccare. Cioè. Mamma mia, che tumore carry. Sembra il mio Bard, sembra. What the fuck? Com'è possibile? Cazzo, l'abbiamo visto ieri quel matchup, ragazzi. L'abbiamo visto ieri quella roba. The Shy 70 miliardi di minion avanti con camp. Oh, bro. Guarda Zeus che roba. Non può flashare via perché li match al flash, ragazzi. Ma 369 lo gioca Rumble, ragazzi. È triste 369. Le mani sono diverse. Show me bot lane. Dai, ma cazzo è frega di Faker mid. Oh!
Oh! Ah, no. Mamma mia, se sono forti in bot lane, poi do crop. Guma 4 shot now pushing in. Jin notoriously bad at pushing these towers. Probably not going to be able to grab a plate there, but Ruler so low, maybe they can get it done. Is owner still controlling? Ah, li stanno cagando in testa ovunque, ragazzi. Stare attento, Guma lì. Guma playing very aggressive with the power of the journey. See there as well, the confidence from Ruler, knowing that missing was there, not using his flash, only invested his cleanse, but T1 still going to be happy there towards the bot side of the map. I think the big... Secondo Red che vuole prendere il buon owner. Ragazzi, questo game è utilissimo per i T1. È utilissimo. Perché Rumble è considerato, e anche Xayah, cioè, sono considerati power pick. Se non perdono da Xayah Rumble, draft wise vale tanto, eh. Money going into Oblivion Orb and being behind, this Rumble is not going to have the same impact that we have seen Rumble at this tournament. Mamma mia, non sapete quanto ho sofferto per vedere sta serie. Non ho potuto aprire internet, Dio, non ho fatto un cazzo di aiuto, niente, nulla. T1 are going to feel very confident. Buono, about owner. This mid game and try and snowball here. Owner up to the top side does see. Tira sta cuba, Canavi, tira la. Ti manca di rispetto quell'Herald. Calling up everybody here. This is going to be a full 5-on-5. Both bot lanes coming. No ultimates available for either support. Bravo, Canavi, donne, guardate attentamente cosa succede se non fate la mangiata. No, sto scherzando. Attenzione, ragazzi, che owner è lì. I T1 collassano. Subito così? Vogliono il fight? Rumble sta scendendo dall'alto. Zeus a livello 8. Porca puttana. Particolare. Shockwave. Bello! Rumble non riesce a entrare. Ulti di Rumble. Bello spezzare il fight. Zeus flash out. È ancora vivo. Oh, no, Zeus. Morto. Mamma mia, è da rivedere sto fight. Qua mo? E mo? E mo? E mo? No, vabbè, ragazzi. C'ho il cazzo talmente là. Sembro. Non so neanche che animale sembro. Guarda Guma. Apri. Guma apre il sipario. Flashano tutti. Boom. Guardate Alistar. Ma voglio vedere il replay rallentatore di sto fight. Ho visto Zeus fare una cuca mi lasciando indietro. Guma ricorda molto Counter, vero? Voglio vedere il replay di sta roba. C'è un culo incredibile da parte di Alistar qua. Kill l'Herald livello al 6. Ma è proprio la roba infinita questa roba qua, di come culo. Ulti di Bard, bellissima. Faker, la Q qua. Questa è la play ovviamente di Kyra, però è facile qua, ragazzi. Lo faceva anche un altro player, non era difficile. Shockwave, boom, 3 man into 3 man no cap. Ruler che ulta perfettamente. Qui, ragazzi, non possono entrare nel pito. Ruler fa il devasto. Scende dall'alto l'ulti di Rumble. Guardate qui, guardate, per favore, guardate Zeus. Cioè, flash indietro, Q dash. Vediamo, flash, Q dash indietro. per kaitare Vi che stava arrivando. Cioè, guarda che roba. Mamma mia, che ho visto. Everyone is already low. The equalizer isn't enough. And JDG are fish in a barrel. And you just saw there. Rumble flashed and still died. Guma, boom. Missing flash. Gets killed by the Jin again. Mamma mia, Kyria. Kyria non sbaglia una spell, cioè, è incredibile. E T1, lo staff dei T1. Deve stare molto attento, Zeus. Non c'è il flash. Non c'è le scarpe. Non lo fa. Sta aspettando l'ulti, Kanami. Ci muore. Guarda, c'ho un hype addosso. È l'altro anno che hanno giocato T1 GDG anche lì in semifinale. Quella serie era incredibile. Meccanicamente quella serie era incredibile. Cioè, era qualcosa di fenomenale quella serie, non vedo l'ora. Mamma mia.
right? Shutting down Zay is not allowing him to just play the ancora ISP l'ultima Kanavia. Because we've seen in the series against LNG where that can lead. Kanavi being very patient there. Zay walks up and wards, gets taken out even without the ult being available for Divi. And reminder that when we talk about JDG, we talk about scaling graciously, being willing to lose something here or there, so when they hit two items, they can find the perfect angle for a fight. Drago, so vediamo se T1 lo voglio contestare, però non lo so, ragazzi. Zeus dovrebbe tippare. Tippa Zeus dietro. Non ha flash ruler. Lo prende Owner. Carry ha l'ulti da tirare. La tiene, ovviamente. Kanavi è morto. Vediamo se ulta Carry. Brutta questa. Bello. Ulti di Rumble per disingaggiare. Possono andare a impattare un attimo a prendere le placchette bot lane, magari. Fuori posizione qua Owner. Stare molto attento. Arriva Faker. Guardate Carry da dietro però. 369 vuole la kill. Ulti di Owner. Shockwave incredibile di Faker. Mamma mia, se Carry arrivava. Dai! Bravo Carry! And it looked there like Owner had overstepped, but the rest of the team is there to backing up. Faker can't keep him alive. Faker la smurfa, dite voi. Sotin sta giocando bene, ma non è meta mid centrico, ragazzi. C'è mid laner sono lì tanto per rompere il cazzo. Vince chi c'ha il top e la di carry più forte. Bravo Rel. So 140 something HP it looked like there on the dragon. La ulti è particolare, però vabbè, le la buono, cioè cazzo dai regà, cioè, non ho sbagliato un cazzo. Incredibile il game, cioè a me non fa un cazzo che ha sbagliato l'ulti di Bard, cioè. Ora Carry qua. Carry qua, guarda, da Bard player vi dico che ho tiltato perché era fattibilissimo. Cioè qua era una texture, cioè è stato bravo 369. Cioè qua è stato 369, ma la Q di Carry era perfetta, ho tiltato perché non è entrata, era double stun. 369 l'ha smurfata. Cioè quello step lì è incredibile. Però sono morti comunque, quindi. Era in blind, no, non era blind. In general, so, but 303 Jhin with Swifties. Vuole Rumble? I feel pretty damn good about Kobe. And it's about when you pick. Lo vuole. Una flash? Bravo! Bravo, Carry! Mamma mia. Se faceva Bard Everfrost, io applaudivo, cioè. Se portava il mio Bard AP. Rule, mamma mia. Carry! Torre. Not gonna connect. Ruler able to hold on to his life. Good footwork missing there to cover and clear the way, but T1 sharks in the water waiting for a single sign of blood from JDG. So fun to watch them play because they after they get the kill on top side they immediately shift everybody up. Bello. Towards this mid lane. Zeus is able to get the tower by himself as they push. Zeus torre in top. First tower bonus, look at that. 14 and a half minutes. We've already got objective bounties popping up on the side of JDG because 4000 gol di vantaggio minuto 14. Akali è andato abbastanza sopra di Minion, però non è importante, ragazzi. Oh, Carry qua rischia di venire piccato. Q! Cazzo fa missing? Qua non è buona, secondo me, il posizionamento. Dovrei risalire immediatamente. Tanto non era più a rischio, dai. Solo Knight sopra di Gold. Clear winners. Felt like probably an easy golden road given the meta, but T1, you know, a chance for redemption for a roster that's come close so many times, and they're making good on all that faith from all the fans here in Busan. Attenzione. Kind of player from JDG. They know they can't contest because of the item discrepancy. So try and get maybe a kill towards the bot side of the map. Maybe pick up a bounty. Finger should be able to shove in the turret here, but it is going to be the Herald going over this time around. Non possono più matchare l'Aatrox, ragazzi. Ma allora è player dependent il matchup Rumble Aatrox? Cioè
we haven't really talked about it yet, right? Cazzo, quanto ha tirato dritto The Shy. Cioè, va bene, dai. Cioè, alla fine l'ha gankato, ho capito, vecchio, ma anche The Shy ieri a livello 1 era una cappia dovuto beccare, cioè, capito tutto, ma... Serve uno che sa giocare, beh, lo sa giocare Rumble 369, uno che sa giocare Rumble, lo sa giocare Rumble 369, mo. Con tutto il rispetto, ragazzi, con tutto il rispetto, se vedete che 369 non sa giocare Rumble, vi ribalto per terra, vi riempio di pugni. Room for Carrier to make some picks here with the Bard Ultimate as well as Gumayusi with these W's. Questo è il primo game 369 competitivo con Rumble. Non importa se è il primo game in competitivo è 369, lo sa giocare Rumble. Tutti i champion del meta devono essere masterati. Cioè. Attenzione a Keria, Kanavi. TP di Aatrox in botlane. Parte l'ulti di Jin. Vogliono Kanavi probabilmente. Vediamo. Bella la Q di Keria. Kanavi fa Shine dentro il pit. No, fa la Q dentro il pit. C'è l'ulti però di Keria. Secondo me che qua poteva premerla. Forse poteva premerla, ma né Guma né Aatrox erano interessati a fare quel fight. Secondo me forse se follow upava non si poteva fare un fight. Però Guma preferisce forse la scelta più giusta. La play è Herald mid into push della wave. Tanto è un draghetto di merda, così prende la torre. È più giusta da loro. Era il prendere la torre mid, arriverà un altro hit. Ale starà dietro, Zeus è sul flank, Bard carry ancora l'ulti. Drago resettato. Riprendono l'aggro, Keria sembra fuori posizione, va out. Ruler? Scusami? Feathers fly, but to little effect as JDG just have to run the pullback over the wall. Now they're just trying to isolate, take out Zeus. Con che palle, Ruler, scusa. Sembrava una intata incredibile. Sembrava un'intata incredibile. 369, bello DPS su Keria, Keria out. Owner obbligato a dare out anche Guma. Owner clicca male. Faker! Missing ingaggia, bello l'ingaggio missing. Guarda, cazzo di DVD. Guarda Knight, guarda Knight. Ruler morto. Tu mi scegli la combo? Dai Knight, figlio di troia! Faker flanca. Che cazzo ne frega che non c'è la shockwave. Kaita. Bello Guma! Vai Owner. Bello! No Guma. Mamma mia Guma. Voglio rivedere sto fight. C'è Ruler con che palle. Ma ha miscliccato Ruler. Ma vole... Non ho capito se era un errore quello di Ruler che voleva prendere la vita delle piantine. Ma cioè, non credo sia un errore, perché alla fine sono, vedete, hanno collassato su Zeus. Cioè ora alla fine non era non... Beh, l'ulti di Keria qua ragazzi, cioè no. Ok, vedete, ora della fine è una kill per zero. Cioè Ward 369 qua è un bel posizionamento. Faker arriva qua, se non sbaglio, tippato nella torre botte. Guarda qua Faker. Guarda qua Faker. Mamma mia. Ruler non può entrare nel fight perché è zonato la Faker. Ovviamente ha già utilizzato tutto, a parte il flash che non può usare perché Orianna follow upperebbe. Knight non mi sta piacendo molto sto game. Faker qua deve aspettare che arrivi Guma e Rael, capito? Mamma mia. Close fight at the end of the day we saw in the picture in picture as well. Ocean Drake does get picked up. Exactly. And what is that going to do for the game plan for this team? We saw before the dragon even went down, the mid tower's down. All the goals that T1 wanted with this composition have been accomplished. They're opening up the map. They've taken away the dragon stacking possibility. Guma in predino, Guma qua, sto game qua ragazzi. Magari c'è gente che mi dirà contro, ma cioè sto game qua T1 sta, non so, cioè, stanno smarfando con, cioè i GG sembrano, cioè lo vedi che sono incredibili anche i GG, perché fanno tirano fuori delle robe meccaniche incredibili. Però i GG, cioè, però i T1, porca puttana, cioè, vorrei dare un MVP ai T1, ma non riesco a trovarne uno, cioè.
Stanno giocando tutti troppo bene. Mamma mia, Curry. Shockwave ci sta per la kill. Possono andare a trappare il Nash? Eh? Oppure vogliono fare una roba più difficile, aumentare i gold, torri. C'è più niente da rubare. Torre bot, pingano, ok. No, no, cazzo, ho fatto un altro avanti, stai fermo. Voi dite Kyrie MVP di sto game, non vi so dire, ragazzi. Ready to give his life to protect his mid laner. They're now going into the back line straight on Guma. Locked up with a temper fade. Doesn't quite connect to the Jin. Burns to the ground. JDG trying to hold on to hope. But here is Zeus. Here is the top laner right as they need him to crash down. The pull back on the Infernal Chains. Ruler? Missing goes in, but he cannot find the edge. Ruler still stands, but he doesn't have the angle to attack. He doesn't have the angle into the fight. The Shroud will take him out to safety in T1. Penso Kyrie, ragazzi, penso Kyrie MVP. Cioè, voglio rivedere. Ditemi che mi fanno vedere sto replay a rallentatore, perché stanno recollando. Fate vedere il replay. Kyrie ha fatto delle robe che sono mostruose, cioè. Ok. Allora, Kyrie cammina. Predict. Kyrie there. Knows Knight's gonna go for the E on his tumble backwards. Stuns him up, hits him. Guardate qua Kyrie, guardate qua Kyrie. Q. Ulti, salva la vita a Guma, cerca di salvarlo facendogli il portale davanti. Ha cercato di salvarlo, non ce l'ha fatta. Qua primo errore, qua ha sbattuto una Guma, non me ne frega un cazzo. Oi, loro. And as a result, ends up going down. T1 tries to get more extra kills, but won't find it. But this is the real test for JDG. Even with the deficit, can they maybe find a big Wombo combo on top of a Rumble ultimate when T1 goes for Nash? 5v5, the deficit they're at, it makes a lot of sense. 7k. Ho visto il teaser? No, non l'ho visto. People usually. Uh-oh, as we have owner getting in some dangerous territory here. Sì, quando c'è non c'è una persona. Persone che sono qua puntuali. He's Ignite Rumble, so there's no way they actually try and fight it. All right, JDG, they want to defend their vision, but they have to choose their moment. They're so far behind that now if they lose the fight, then that will be Baron and that will be the end of the game. One non ha sbagliato niente comunque. One non ha sbagliato niente, ragazzi. Isn't spotted by the control ward. So there is a 100% knowledge for JDG. È incredibile qua, cioè, Owner comunque non ha sbagliato niente. Possiamo fare, cioè, Kyrie ha niente da dire, ma Owner signor game, qua, signor game. That was an immediate cost of curse. Sorry for your flash missing. To be fair, there, he knew they at least weren't on Zelti, sapevano di 6-9. Ma è Owner che gli ha dato una kill a livello 2. Poi ha vinto 1v1 perché ha cifrato col Comet. Bravo, ma c'è sempre un male a prestazione di Zeus, che è quello che Owner ha smurfato. Perché non ha flashato Kanavi? Ulti di Rumble, bella. Faker costretto a tornare indietro, missing sul flank. Combo di missing su Faker. Di là c'è Jin che preme. Mamma mia. Mamma mia, il signore. Che mito game. Finito. That's a clean ace. That's gotta be the game. I think they can push for the end. Halt construction on the golden road immediately. T1 have something to say about it. From start to finish, they have been in the driver's seat from the creative pathing in the early game of owner to shut down 3-6. Sapete la cosa incredibile qual è? Che non so chi ha giocato meglio. Cioè, l'MVP è Kyrie, però poi se io devo fare un ordine. Cioè, mamma mia. Lower and lower, T1 drawing first blood in this series. Allora, se, allora, il player più forte della serie del game, per me, poi magari qualcuno mi darà contro, è a mani basse, ragazzi, Kyrie. Io penso che Kyrie sia quello che ha giocato meglio il game. Se devo andare a fare una classifica, è difficile dire chi ha giocato peggio nei T1. Tuttavia c'è una persona che secondo me merita il secondo posto, e alla pari di un'altra persona. Però hanno giocato bene tutti, eh? Cioè, non vuol dire che Faker ha fatto schifo, che gli altri hanno fatto schifo, bla bla. Io credo che Owner
e Guma se meritano il secondo posto. Cioè, con tutto il rispetto per Zeus che ha fatto 7 kill, ma Oner con Faker ha fatto un grande lavoro, cioè poi annullando Vi sul counter jungling lì a livello 3 e tutto. Forse sono tutti leggermente dietro e nessuno merita di dire ha giocato peggio, non c'è uno che ha giocato male. Però Oner non mi sembra abbia sbagliato nulla. Cioè, zero. Anche Faker non ha sbagliato niente, per carità, ma... Cioè, Oner era sempre sul pezzo, era sempre nel punto giusto. Guma, boh, Guma è imprendibile. Forse metterei, tipo, Keria. Keria. Oner, Guma, Faker, Zeus. Proprio pari, cioè... Proprio pari, semplicemente perché penso Zeus se l'ha ammazzato 1v1 dopo, però c'è da dire, ragazzi, che Oner ha avuto un'intelligenza in giungla abbastanza interessante. Faker Topol dice, no, Faker quel game lì, ragazzi, tutto il rispetto, essendo un meta non mid-centrico, quel game lì ha giocato perfettamente Faker, ma Carry Wise non ha carriato, cioè non ha carriato come Carry quel game, cioè non voglio essere chiaro questa roba qua. Oner ha fatto molto più playmaking di Faker, cioè Oner non ha sbagliato un cazzo in giungla e la giungla è fondamentale. Carry ha smurfato completamente ogni teamfight, non ha sbagliato niente. Faker non ha sbagliato nulla anche lui, ragazzi, ma non è un champion che puoi dire playmaker. Non ha sbagliato un cazzo Faker, non è che ha giocato male, ma ha giocato come Guma che ha fatto una partita incredibile e Zell che ha fatto una partita incredibile, cioè. Secondo me hanno avuto più impatto Carry e Oner sto tempo qua. Poi se qualcuno è d'accordo va bene. No, fai Varus più un'altra troiata. Non è quella lista. È la Kalista di Ruler questa, ragazzi, vero? Vai Orianna Kalista. Oido. Perché il ban di Rakan contro sta roba? Perché il ban di... Vabbè, il ban di German ancora. Va bene. Vabbè, no, Michigan è incredibile con Rakan, Non sto dicendo questo, ma... Piuttosto, cioè... Cazzo, Orianna vai Kalista. Bene, dai, abbiamo la botlane di T1. Vai della draft. Lascia interesse. No, voglio vedere se c'è qualche cheese pick incredibile. Mi fate imparare della draft. Xante contro Aatrox. Xante, sappiamo l'utilità di Xante, sempre noioso, sempre utile, ma il matchup è una merda. Xante full CC, champion di merda che non è mai male quando è soprattutto un doppio carry. Kalista può mettere un botto di PS a sta comp. Sì, ragazzi, Kalista non è neanche brutta, però ci sono game più facili che può giocare, diciamo così. Però questa è una Kalista, è la Kalista di Ruler. Me ne hanno parlato tanto e l'abbiamo vista, ragazzi, la Kalista di Ruler fa male. V Orianna, sappiamo la facilità di questa combo, ultra di V, Shockwave di Orianna. Orianna che contro Azir avrà priorità nell'early game, anzi per un bel po' di tempo. Poi Azir andrà a scalarla. Azir contro sta comp non so quanto worky, ragazzi, perché abbiamo comunque una ulti di Vi sull'ulti di Orianna con Kalista che followerà con un altro con lo cap con i CC di Xante. Voglio vedere come performerà questo Azir in questa draft, perché la comp dei GDG è una comp molto forte da avere e ce l'hanno addirittura dal blue side, molto molto interessante. Bot voglio vedere chi ha Praio, ma penso ce l'avranno i T1. When they added Knight and Ruler to this squad, two of the best carries in the entire world here, their goal was to complete this golden row from the very... Bevo caffè con Mocha ieri, non ti ho ringraziato per la sub, prova a vedere se te la fa fare riavviando e premendo invio sulla chat, perché mi sembra strano. Di solito me ringrazio tutti e non mi ricordo. Him trying to stand between them and that huge achievement. Karia on the level one is going to lead the way with the ash. Thing taking so much damage. Karia has to be careful. Will he be forced to flash? Karia sta attendendo il flash. Mamma mia. But he can't really find an angle in. Has to be careful. Mamma mia, Guma. Guma sono io in Aram. Bello Canavi, ma Oner al 2. Mamma mia, uno per uno, missing! Possiamo rivedere un attimo, per favore, cioè... Guardate dove gioca Guma. No, fammi vedere tutto. Guarda dove gioca Guma. Guarda Guma, lo amo. Sto amando Guma. Qua Oner ha livellato al 2, ragazzi. Non può andare su Knight, perché Knight rischia di fare un flash play di merda che porti Oner sotto torre. Canavi qua è esploso, esplode anche Oner ovviamente, missing, si becca una cuna ai denti. E ne ecco. Mamma mia!
Kill su Kalista, però, attenzione. Con Kalista che ha baiato, Caitlyn no. Facciamo attenzione a questa roba. Quanto ho urlato questa sera? Tinelli, non mi dire un cazzo. Tinelli, non mi dire un cazzo. Ti sfondo di botte. Guardate Carrier, guardate Carrier come tira il flash. Guarda Carrier come tira il flash. Beh, la flash di là è morto ovviamente perché c'è 369. È stupenda, guarda, non vedo l'ora di vederla, Tinelli. Non vedo l'ora. Owner livella 2, flash su Kanavi, Q, boom. Hanno preso un botto di flash, ragazzi. Di qua ha flashato solo, solo Maokai. Voglio capire però qua, ragazzi, perché Kalista ha beccato e ha comprato. Caitlyn ha killato ma non ha comprato, capite? Controllo in mid, ragazzi, la situazione è normalissima. Knight senza flash, quindi Faker i primi 5 minuti non dovrebbe soffrire troppo. Il che è un bene, ragazzi, eh? Se c'è qualcosa che non noto, ragazzi, qualcosa che non vedo e volete dirmela, scrivetemela per favore. Che magari è un livello talmente alto che non riesco a prendere tutto, capite? Non ce la faccio semplicemente. Questo nome sta proxando in top. Eagle, grazie di 21. Guarda qua. Nota attivo Redin, non attivo Redin, vecchio, perché c'è un casino infinito e voglio leggere. Va bene, attivo Redin, fatti i bravi però, eh. Fatti i bravi. Kanavi molto bravo qua. Sante è incazzato 369, ragazzi. Rulen, pallo! Time owner! Non ce la fu! Non ce la fu! Pallo! Mamma mia, il Klins! Dai! Carria! Oh, occhio! Mamma mia, che... Mamma mia, Carria! No, è morto. Ai ai ai, double kill secca. Quando prendi tu la direzione dove è... No, vabbè, ragazzi. Ogni movimento, ogni click di mouse mi fa sborrare. È incredibile. È incredibile. Ogni movimento che fanno mi fa sborrare. È pixel perfect. È pixel perfect. Tutto, tutto. Guarda qua, W, clean instant, via. Guarda Carrier, guarda Carrier. Boom. Al limite qua, max range del colpo di torre. Per dare il basic. Qua arriva... Vai, double kill scritta. Però ragazzi, la stavano tornando. Mamma mia. Perché ogni roba che fanno sembra più veloce proprio graficamente? Non so se avete notato sta roba di merda. Ogni roba che fanno sembra più veloce graficamente. Tutto. Ora Carrier. Stava scrivendo con col terzo braccio, stava scrivendo anche i timer. It's like it feels like the first moment that we've had in this game where there is nothing happening, where we have a little bit of downtime. I don't know how long it's gonna last because Owner is already wrapping around. Does get spotted in a second here by Ruler, but there's no downtime. Owner, there's only on the bottom side of the rift. Carrier will back away. Grazie negoziator. Qua ragazzi è molto tecnico sto game. Non sono indietro. Cazzo, sembrano tutte play dei T1. I GDG stanno rispondendo alla grande, cazzo, perfettamente. Tornati flash, usati a livello 1 intanto quello di Knight.
Sapete quanto è forte Kyrie con Nash? Tira delle arrow incredibili. Non vedo l'ora di vederlo al Seigas. This game looking a whole lot different, right? Actually staying on even gold here early on in the game. And it's not like that top side isn't gonna be a menace when it comes to team fights. Navi on the way out, missing, getting slowed up. Bello. First the black miss coming through, just make sure he's safety. I think it's an excellent point. Kanavi, especially against the Hawkshot, against the Maokai Sapling, still able to find those kills on the bottom side, is a big credit to him, because it could be so tricky to remain undetected in the jungle. Against sta. Level 6, though, taking over for Guma. C'ho la gamba che fa su e giù dall'impazienza. So many stars on JDG. Pezzo di merda, Guma. On the team for the longest with his 4-year tenure here. And is going to be a key component this time around, especially those junglers looking for their level 6. Sta giocando bene 369 in top, eh? Non male. Quite have the angle to get the pull back there. Right, walking up and grabbing the honey fruit. We'll be spotted on the vision, but just there for a little bit of extra laning sustain. The 369 is going to do his best to pick up these creeps. Has the biscuit, so no concerns on the mana front. Qua. And I think the Kanavi angle is something that people. Baker con una buona qualità di corsia. Sotto di minion, però non me lo aspettavo contando che era flash le Soriana. And those initial years, I primi 5 minuti non mi piace sta roba. This one has been. So the fact that he has stuck with this team through thick and thin, that the organization has stuck with him to reach this point against T1 is a testament to the tenacity. Sì, ho fatto il cursore del mouse tiltato. Even when JDG wasn't nearly as successful as they have been throughout this year, already so much talk amongst a lot of LCK junglers as well about the creativity. A lot of early meta developments were spearheaded by this player. And he is the one with the most gold on JDG. Vediamo sto Zeus con Aatrox, allora Moe nel matchup buono. È ancora più buono, immagino, che quello con Rumble. Sicuramente in late. Is I think a really big part of how they want to play out these early skirmishes. All right, owner should get level 6 off these wolves, I think, for the Maokai. And Kanavi's already starting up. Faker è il punto debole di T1, Sverdi. Io mi ricordo di averlo detto. Penso che in sto mondiale sia molto salvato dal fatto che non è, ripeto, non è un playstyle mid-centrico. Non è il meta dei mid laner, neanche se vuoi. Quindi basta che fa roba in teamfight ed è a posto. Quindi non importa se sei più scarso dell'avversario in mid. Non è mid-centrico. Basta che sei forte in teamfight e sei a posto. To make this worthwhile. Also, do note, and this is something in the last game Zeus got away with Chris Kwan. He was mega fed as old. Was this? From 369, pushing for a bit more. Stava arrivando Kanavi qua, ragazzi. Deve stare molto attento qua, ragazzi. Zeus to clear the wave and should be fine. But as I was saying earlier, the fact that Zeus is going for this full lethality build, his owner does get spotted. There is almost teleport available for Knight, so we'll see if a response is available here. Kanavi also making his way over. Just the fact that in the 1v1, Zeus is going to have so much less pressure than he did in the last game. It's going to force T1 to meet JDG in straight-up teamfights. Biggest power spike on the whole map right now, though. Sto cercando di capire un attimo perché, cioè, a me sembra, ma anche dal primo game, cioè, i JDG, cioè li devi proprio outplay, cioè è impossibile. Mamma mia. Cioè li devi proprio outplayare male i JDG, ma come cazzo fai a outplayarli male? Cioè a me sembra che ogni play che hanno fatto i T1 e JDG ha risposto perfettamente, cioè sono difficili da abusare i JDG, cazzo. Sono difficilissimi da abusare. Ora c'è l'arro di Ash, voglio vedere. Perché deve stare molto attento. Deve rispettare molto Vai Orianna. Non doveva rispettare, secondo me, i primi 6 livelli. Contando che Orianna non aveva il flash per 5 minuti, ragazzi, non sono molto convinto che Faker abbia brillato così tanto in quei 5 minuti lì. Doveva andare almeno 5-10 creep di vantaggio. Perché Orianna doveva rispettare per forza. Però non è un problema, nel senso, no. Non è grave. Non è obbligato, diciamo così, comunque è un Azir, no? Fa sempre il suo. And that recall interrupt is actually really big for T1. It's gonna allow Guma to get at least one turret plate here with Karia helping him push. Maybe they go for two. Maokai on the way as well. Bello il movimento qua di Owner, grande il movimento di Faker, vuole continuare a pressurare questa botte. Dall'altra parte però fermi tutti che c'era un Herald. Risposta Herald mid e due placche.
Cazzo, una, due, due. Non altro base. Stare molto attento, Faker. Può arrivare l'arrow, può arrivare l'arrow. Flash di Kanavi, perfetto. Bravo, Faker. Ora carica, ora carica, Kaluti. Giocano bot da entrambi le parti, tu dici. Vabbè, mid sicuramente vai, non può giocare, e neanche per Xante. Non so, li può rompere il cazzo due volte, ma rischia di beccarsi un turno 1v2 di Aatrox se va. Getting some money happily over there into the hands of Knight. The Orianna Shockwave in their hands this time around. Owner immagino che non possa levare uno Xante e deve giocare anche lui per botlane, quindi è giusta la lettura dei jungle. Stiamo molto attento qua ragazzi, Kairi ha messo bene. Ora Zeus, Rulla era già flash. No, non ha ancora flash. Arrow, oh, brutta arrow qua. Kanavi, Kanavi, Kanavi senza flash. Kanavi senza flash, perfetto. Rulla era flashato out. Sì, è grossa perché hanno il TP di vantaggio di 369 tra poco. E qua prende anche le placche. È uno per uno, ma Ward. Ward per i GDG. E la kill ha presa Kairi, tra l'altro. Stai molto attento, Zeus. Questa è una win per 369. Ha trappato un attimo lì, Zeus non poteva fare checkare. Fammi rivedere un attimo il tutto. W per vedere, per spottare un attimo, che era ulti di Guma Yuzi, ulti di Maokai. Kairi rallenta Kalista. Ruler flash out qua, ragazzi, esatto. Se Starro itava, ma Ruler salta. È Kalista, non è. Cioè, Kairi è giusto così, non era facile dettare quell'arrow. Giusto provarla perché Rule aveva flashato, ragazzi. Tra l'altro, chi vince sta partita. O chi vince. Cioè, si può anche parlare già di qual è la bot più forte al mondo, immagino. Perché questi sono gli AD carry più forti al mondo. No, no, non ha flashato loro. Ha saltato, ha flashato prima. It's the mid jungle for JDG versus the bot lane of T1 when it comes to relative leads, but T1 control mid prio, which means they control setup on the Drake. Lasciano il drago e prendono full torre top. Allora la scelta dei JDG è particolare, non è così brutta, però devono l'infernal. Non è brutta perché cioè Xante, beh, dipende da 369, l'abbiamo visto tutti il Xante dei 369, cioè è un tumore. Però 1v1 dopo inizia a prendere troppo il cazzo. Kanavi, ulti. C'è un TP. Shockwave flashata da parte di Faker. Faker ulta out, dasha via. Mamma mia, Faker. Io sarei morto 6.000 volte qua, ragazzi. We'll be able to, I think, at least get some damage down on the turret. Do get Faker's flash, but he does get away with his life. We'll see if T1 is able to find a counterpunch or if that is just gonna be it. Comunque è proprio questo di cui stavo parlando. È difficile abusare, a quanto pare, entrambi le squadre sugli errori, cioè. Perché sono proprio troppo forti i player. 369 ancora un'altra torre. Se prima è mancato totalmente 369, qui però c'è anche da dire che è Zeus a gruppare molto, sono due playstyle diversi, però gold wise i movimenti che stava facendo 369 hanno più effetto. Sono d'accordo con te, cari. Voglio capire chi butta giù Xante dopo. E è anche vero, ragazzi, che comunque stanno giocando perfettamente. Sono indietro di gold, ma stanno muovendo Zeus per prendere tutti i mostrini neutrali di merda. Cioè, questo Herald aprirà ancora di più la mappa. Aprirà, non apre un cazzo per i T1, non c'hanno neanche una torre. Andrà a sistemare un attimo le cose, probabilmente. Allora,
Tanto la torre bot dei JDG è abbastanza low, se non sbaglio. Vogliono la torre mid. Non so neanche se riescono a prenderla. Ultimi Maokai, che si era visto un attimo fuori posizione, forse per sicurezza, per sua sicurezza. Kanavi? Lo ha capito. Aatrox sideline. Allora, i T1 non sono così tanto indietro, ragazzi. Hanno due torri free da prendere. La torre mid e la torre bot vanno giù. E dovrebbero recuperare abbastanza. Non totalmente, ma abbastanza. Voglio capire chi tira giù quel figlio di Troia di Xante dopo, ragazzi. Perché, con tutto il rispetto, bisogna aspettare un po'. Exactly. That setup does so much. When torre mid giù. Has a sapling in it, eccolo. Every piece of land that's not a brush has a Caitlyn trap on it. Yeah. It becomes very annoying to navigate. Something we haven't talked about as much yet, we are starting to kind of see here, is that owner is Maokai historically just hasn't been that good, sitting on like a 42% win rate over the year, and particularly at the start of the year where the Maokai Sejuani trait was basically every single jungle matchup. Secondo te gli AD carry ceneri sono più forti di Guma? Non ti so dire, vecchio. C'è da dire che tipo Gala non ha un support, secondo me, a livello. C'è da dire che qual è l'AD carry dei KT? Aiming. Vabbè, il support dei KT non è bruttissimo. Vabbè, cioè, sono forti gli AD carry, ragazzi. Sono tutti forti, è difficile, ok? Però Guma e Ruler secondo me hanno qualcosa in più rispetto agli altri. E mettete anche che sia il support per quanto riguarda Guma, non importa. È quello che dimostri, cioè, ovviamente se hai un support diverso tu sei libero di fare leggermente di più, però devi essere comunque a livello, cioè se sei più scarso non fai le robe che fa Guma, ragazzi, cioè. Because JG, no, that is a number one goal for them, trying to keep T1 out of that setup. Certainly is. The other big thing to keep your eye on is item spikes. One item and some change for just about everybody on the Rift. See if anyone can hit their second item before we get into this third Drake. Baron on the table in 30 seconds, but I can't imagine either side will rush it. Instead, the Infernal, the center of attention, nearly perfectly synced timers on the major objectives. And it doesn't look like we're going to see any Keria con il clear della vision. Molto bene qua i T1. Guma also just shy of his second item. And right now T1 full late game, voglio un attimo capire, perché è vero che da una parte c'è una Azir e c'è anche l'Aatrox che nel game non sono male, ma quanto rompe un cazzo Xante late game, e soprattutto la combo Vi Orianna non è missabile. Quindi uno dei carry dei T1 viene esploso. Questo vuol dire che Azir verrà, lo spike di Azir ci avrà 4 oggetti se debbi da zona. Arrow, Kanavi, W di Owner, Q. Kanavi davanti, non muore ragazzi, non muore, muore Owner. C'è un TP, possono tornarla. Holy shit, Jesus Christ. Guarda Garia, mi sta attento Garia. This is huge. The entire front line from D1 has been deleted. JDG, what a successful turnaround in that fight. Mamma mia. Poteva andare anche in modo opposto, And with the cooldowns down, no front line available, T1 isn't going to be able to get themselves to a soul point for this Infernal Soul. Peccato, era win condition per i, era win condition, ragazzi. Per i T1 questo era win condition. And again, JDG, a massive threat. The later you get in the game, the more clean this team feels, and they're proving it again here on the back of the play from Kanavi. I have to feel like that was a bit of a blunder from T1 frontline. Fammi rivedere. Sì, c'è qualcosa che non so, che non ho capito. AD carry spottati. Combo su Kanavi, ulti, boom. Tirala, eccola qua. Doppia W di Owner, Q dietro. Che succede su Kanavi? They're able to get the kill as Ruler is able to rend them down. Non c'è niente, ragazzi, è andata così e basta. Cioè,
369 joined the fight. At that point, I think it was already mostly over. But just the threat of that Orianna. È andata così e basta. Comunque, Orianna, cioè, è un champion di merda. Mi dispiace dirlo, ragazzi. Ma Orianna è un champion di merda. Aatrox non l'ho visto fare troppo. Ho capito, vecchio. Are much better reactively than they are proactively. You saw it there. Yes, you hit so. Figo, ha messo danno. Ho capito, ma che cazzo fa Azir con un Luden minuto 20 al minuto 20? Ecco. Ti tira un soldato che ti leva 100, ecco, e andiamo via. Sì, infatti. And JDG's comp also is so strong when they can absorb an initial blow and then re-engage. Particularly with the Senna and the Orianna, it makes it really, really hard for T1 if they don't take down a target immediately. Yeah, T1 definitely want to play it. Niente ancora. Forse l'unico errore di Ruler nella serie è quel portale che non sappiamo se effettivamente. Non sappiamo se è un errore o meno, perché alla fine hanno preso la kill, quindi su Aatrox, se non ricordo male, il game precedente. This hard engage and chase them down. They've got Kanavi plus Knight combination ready. It's time to see. Mamma mia. What form are JDG in? We know this is their bread and butter, these states of the game where it seems close, where they've got these two items. Voglio vedere late game. Voglio vedere late game di Faker con Azir. With an early game lead with a massive advantage in their favor. If T1 are ready to fight fire with fire, to take it to these late game team fights, to out execute a seemingly un-out-executable late-game team-fighting team. Errore grave di Ruler, ragazzi. Che player di merda. Si fa colpire così dalla piantina di Maokai. Ruler morto, assolutamente. Basta. Perso tutto il rispetto che ho per quel player. Non ha vinto il 1-1. Non ha neanche per Eclipse, right? Questo è just full-on Duskblade together with Edge of Night. So his ability to chew through a... I don't know how much armor 369 is sitting on, but it's going to be way too much for this Aatrox to deal with. Makes it really hard for T1 to gain control of the side waves. Perché buildare letality Aatrox contro Xante? Suppongo voglia rompere il cazzo a Senna, Orianna e l'altro tizio. Non so come finisce questo game. O intendi la serie? Non so un cazzo, sto game. Mamma mia, che. Ai. Questo game penso sia finito adesso. Grazie, ti è venuto ora. Mamma mia! Ma Zeus! I due Crocs Knight! Asher con TP di Knight in caso. No, no, è giù il Nash. Questo è Nash. Caria, mamma mia, Caria con che coraggio. Tipo anche Faker. Caria c'ha un HP da stare molto attento. Tipo anche Faker, mamma mia. No, non ce la faranno mai. Objective getting lower and lower. The Ren should just be able to finish it. They will grab the Baron, but Team 1 sticking around in the meantime, hoping to take the Baron. Getting lower and lower, but he just got morto. Too much range, too many souls, doing too much damage. Che fa Faker di absolutely nothing. Esatto. Absolutely nothing. Using Baron buff to end games. Let's see what they can get done with it. They're gonna have a redirect all the way back to the fountain, missing. Immagina se killava un tizio. Immagina se killava un tizio così. Mamma mia, Ruler. Bella lì. TP dietro sul flank. Kairia qua non può. Qua Kairia è già gone. Lo ignoreranno probabilmente. Vediamo se. 369 incredibile. 369 bel TP, ragazzi. Bel TP. Fammi rivedere ancora. Fammi rivedere indietro. Missing ulti Revive. Vabbè, l'ulti, la combo non la puoi. Cioè l'ulti Revive non puoi mancare. Cioè, cosa ti devo dire? Guma ha sbagliato, ragazzi. Non ha sbagliato. Cioè, cazzo li devi dire. Cazzo li devi dire. Cioè, è questo il punto. La gente qua non sbaglia. Guarda qua Knight. Cioè, mamma mia signore. Succede perché deve succedere. Questo è un errore, secondo me, che non ha senso. Questo è un errore, secondo me, perché Kairi, cioè, è disperato, però. Cioè, non è un errore, è disperato, perché se prendono il Nash il game è finito. Però guardate Kairia, cioè, è palesemente. Cioè, Kairia non è scarso e va lì a caso a morire. Cioè, sa che è finito, probabilmente vuole provare puttanate. Faker, secondo me, è qui. Sta roba è la cosa più stupida del mondo. Anche se ammazza Ruler. Ah, vuole la vendetta su Ruler, vuole. You can see the brief moment of joy in the replay there. JDG very much in control of this game, gonna grab their second Infernal Drake.
7k di vantaggio GDG. Questo ragazzi, due Infernal, 7k di vantaggio. Difficile. Alright, buying time for the split push here. Even though they're sacrificing turret pushes here to Baron, trying to get something back with those objective bounties popping off. And if you're T1 at this stage, you're just gonna do everything you can to hold on. 1 minute left on the Baron. You already took game one in style, just trying to hold on to some hope in this game too, as JDG again, this is their comfort zone. Pressing this lead forward, taking these fights, these confident re-engages. Torri. Intanto c'è Zeus che prova qualcosa dall'altra parte perché sa che non può difenderle queste torri, quindi ci può stare, ragazzi, come idea, ci può stare assolutamente. Lei prova dell'odio per Faker. Non provo odio per Faker, ragazzi, lo reputo il player più forte di sempre. Should be able to set up with the map control that they have now to get themselves to that infernal soul point. And there will be no one on T1 that can da chiunque vinca io godo. JDG perché possono fare la Golden Lord, T1 perché penso che Kyria meriti di essere ricordato come uno dei player più forti di sempre di League of Legends e probabilmente il support più forte al mondo degli ultimi anni, cioè. Credo, allora il mio odio per Faker deriva dal fatto che sono convinto che abbia buttato via delle occasioni per i compagni di squadra, cioè non so se si rifarà completamente, ma il mondiale scorso era vinto tutta la vita, cioè l'ultimo mondiale era vinto tutta la vita. JDG not afraid to walk up. 99 souls on missing, about to have 100 extra range here. So can continue to rain down auto attacks, rain down Qs, picking up so many souls the tower drops there. Questo mondiale ha molta fortuna Faker che, ripeto, non è mid centrico il playstyle, cioè non sono quelli i campioni. Nico Kai forte in team fight, Azir forte in team fight, Orianna forte in team fight. È questa roba che c'è in mid, cioè non devi essere forte, non devi stompare, non devi fare roba, devi star fermo, non fare un cazzo e aspettare team fight. Quindi anche persone magari che secondo me sono leggermente indietro al momento riescono a avere un impatto nel game, perché basta che sei forte tu nei team fight, non necessiti di essere incredibilmente forte in generale, diciamo così. E Faker comunque nei team fight se l'è sempre cavata, quindi lo spero, cioè, c'è anche cioè, diciamo che tra tutti i mondiali questo è quello migliore se sei Faker, diciamo così. Lo scorso era inguardabile, cioè. Lo scorso ha vinto un clown in mid lane and still be able to get up afterwards. Same can be said for Cassante with the Gargoyle Stone Plate. 369 has been a very rich Cassante split pushing, getting these outer towers down for his team. And it's definitely going to be a problem for T1 as the JDG engage is massive. Yeah, and for T1, you've kind of tried to pull the trigger twice. Owner throwing the ulti over the wall, owner going in on the Viant. Both times it's worked against you. And you're kind of out of attempts. If you fumble one more engage, if JDG get the better of you, il midlaner con Akali, come si chiamava, game over here in game two of the series, so has to count against the nerves of T1, knowing that the next one needs to be flawless. Zeca Clown, sì ragazzi, se io dico Zeca Clown non vuol dire che è un clown, vuol dire che all'epoca rispetto agli altri era un random. Chi cazzo l'ha mai sentito Zeca prima del mondiale? Ma per favore. And particularly with the amount of summoners that are available for JDG, I just it's really hard to imagine a scenario where someone like Ruler, for example, gets caught at the start of the fight because he has so much innate safety. Missing can be pulled back by Ruler as well, as Knight does now finish his death cap. Gotta imagine that Baron and Soul Point next on the table for hanno avuto un meta favorevole di Dragon X. Vecchio, se sei il team inferiore, a me non frega una sega del meta favorevole, non mi interessa. Dragon X, se rigiocano quel mondiale, non lo vincono mai. Si sono allineati gli astri e fidatevi che hanno anche cioccato i T1. Teleport ready for both their solo laners so they can pressure the side lane while also then drawing over to the objective. E sono convinto che Guma e Kyria abbiano smarfato completamente quella serie. Smarfato, arro di Kyria. Ci sta, ragazzi, provare. Guma, ripeto, ha rubato 3 Nashor in finale. Cioè, 3 con Varus. 3. 2 o 3, non mi ricordo, ma 3 Nashor. Cioè, non scherziamo. Quella serie è stata vinta dal top laner che era Faker, che giocava Aatrox, il jungler e il mid laner. Basta.
Flash di Kanavi, Faker preso. Boom, esploso. Spero si rifaccia Faker, veramente, ragazzi, glielo auguro. Ma nessuno mi toglie. Nessuno mi toglie la mia linea di pensiero che con un altro mid laner, anche se poi Kingen ha avuto, Kingen il top lane di Valorant, anche se ha smanato lui, sono convinto che avrebbero vinto il mondiale l'anno scorso. T1. Mamma mia, JDG sta sborrando. Ma Kairia, cioè, incredibile. Kairia non c'ha l'animazione delle cose, partono le spell senza far niente, cioè. Sante da levare dal gioco, sono d'accordo con voi. Sono d'accordo con voi. Cioè, vedete, è lo stesso concetto. È lo stesso concetto. Che ha fatto Knight sto game? Cioè, a giocatori Anne è stato lì a farmare. È arrivato in team fight e tira le robe. I mid, ragazzi, questo split qua per me non contano, non contano un cazzo. Godo se Faker lo smurfa, però se smurfa sarà in team fight. Non è più come prima dove c'è Showmaker con Syndra, Ena, gli anni scorsi che ti mandava 70 creep indietro 1v1 e ti killava, cioè. Non c'è più quella roba lì. GG, ragazzi, sto game qua, one man. One way game questo qui. One way game. Le blank, vi ricordate Showmaker con le blank? Prendeva 8 solo kill a game. Dai. Irelia mid. Forse Irelia, c'era anche Irelia mid. MVP di questo game. Particolare, ragazzi, penso sottovalutato il lavoro di Senna sto game. 3-6-9, ma hanno giocato tutti bene in GDG, ragazzi, è uguale a prima, no? Non noti palesemente l'MVP, non lo noti palesemente, ecco, diciamo così. Sicuramente non è Knight. E forse neanche Kanavi. 3-6-9 o missing, penso, ragazzi. Navi threatening, JDG threatening, just trying to force these waves forward, maybe get another inhibitor on the top side. The wave's not quite synced, bot wave not there, 369 again. Lives to body block Ace in the hole. Giù. Poveri T1, qua ragazzi, purtroppo non bella l'ulti di Kairia, ma non puoi proprio fightare. Dovrebbero rischiare qui T1, ragazzi, non c'è modo di vincere il game. Non c'è modo, devono fare qualcosa. Però ragazzi, io godo se va 1-1 la serie, godo se va 1-1 la serie, non sapete quanto godo. Anzi, fatemelo arrivare al quinto game. Al quinto game, il quinto! Two inhibitors now finally they will turn their attention to this Drake. The map is theirs, they'll do things when they so please, and 369 doesn't take damage. I doesn't care. I basically was gaining health, but terzo infernal. But it is gonna be the secure of all the neutral objectives. Gruppo è l'ultima lane con Xante che flanca da mid, oppure gruppato anche lui ed è finito il game. Rimane addirittura Xante. Io farei Xante mid che flanca da qua, tipo. His best here to put up these Caitlyn. Kanavi preso. Put a stop to the onslaught. Guarda le trappole di Kate come rompono il cazzo. Aspettano che entrano i minion, ragazzi. Probabilmente. Aspetta che entrano i minion. Again, ball breaker charge every time. Kanavi goes for the angle. T1 forced to back up just a little bit more. La torre bot di T1, c'è il carretto che rompe il cazzo in maniera incredibile. Zeus lo prende, cerca di buttarlo giù. La torre perde metà HP da un carretto. Arriva un'altra wave, arriva un altro carretto, ragazzi, e quella torre piano piano. I JDG stanno facendo avanti e indietro. Vogliono far muovere i T1. Torre va giù. Metà vita, una delle due torri del Nexus. Terzo inibitore giù, ragazzi. Qua basta aspettare i minion. Stanno chiudendo i T1. Arrow tirata, vediamo se arriverà. Non la prende, sfortunatamente per Kairia. R di Guma, senza mana. Non gli serve, però vabbè, per dire. Sì, è inevitabile, ineluttabile. Piano piano va giù tutto, ragazzi.
has a bit more armor pen now. Can't start to hurt 369. Ulti coming out from owner Faker. Ultimo Maokai, vogliono 369, ma non può andare giù. Non contro questi. JDG are too composed, they're too controlled. They will Faker deve buildare Zonia, deve buildare Voidstaff, deve buildare. Non lo so, ragazzi. And this is about as secure as you can go, right? You want to ensure that you don't somehow give an opportunity to T1 to get a miraculous. Comunque, ragazzi, sì, no, intendo quanto tempo ci vuole a far scalare una Zir che deve buildare tutti questi item. Trying to blow up your backline, because as you say, as long as you don't do that, as long as you play it out safe, you are going to get Infernal Soul in about 2 minutes. Ma non penso neanche serva l'Infernal Soul, ragazzi. Ci sono 3 inibitori giù. Possono farlo se vogliono vincere il game proprio lentamente, ragazzi. Ma possono anche schiacciarli direttamente. Non so se siete d'accordo con me. Hanno vinto il game, possono giocare come vogliono i GDG. Possono aspettare il Nashor. Tanto i T1 non possono uscire. Possono aspettare il Drago. Possono fare quello che vogliono. Ma tecnicamente basta pushare. È finito il game. With double super minions coming down every single lane is a multiplicative effect. They buff each other up. You just have to wait in there and not give an engage opportunity. Have to be a little bit careful about that one. The good news is, but Zarya is behind. They're going for it. T1. Ultimo Maokai, ulti di Ash, prendono Xante. Guardate Xante quando è che, mamma mia. Knight diventa dorato, Golden Lode, ulti di Vi, prende ragazzi. Guma che diventa d'oro, qua si becca una bella shock con i denti. Flash, Guma usi la flash, Zeus in backline, non fa niente. Vi confermo MVP 369, ma Xante più che 369, ragazzi. Fatemi allungare, Barba, c'ho già il cazzo in mano di nuovo. Allungatela sta serie di merda. Fatemi vedere il meglio che il mondo ha da offrire. Fatemi vedere cosa sa fare il Tiguan, il GDG, Corea, il Cina, l'Asia. Dai. Bard Ban, madonna mia. Renekton, GDG, Aatrox di là. Se pongo sarà il classico matchup dove Renekton vince fino ai 20 minuti. 25 minuti per poi avere la superiorità di Aatrox, però è anche vero che in teamfight Renekton contro Aatrox, non so, non è male, perché comunque abbiamo il boost qui, ragazzi, per buttare giù un player come Aatrox, quindi è CC Renekton con combo di Thalia e provano a buttarlo giù 100-0 con Varus, Campbell, DPS e tutto. Non so quanto sia forte Aatrox in teamfight contro questi. Però vabbè, dai, non, ci sta, l'abbiamo già visto Aatrox contro Renekton come matchup, è un matchup giocabile. Rel contro Wukong, non, irrilevante parlare di un matchup simile in jungle, carry jungler contro Rel, vabbè, ok. Inutile parlare di questo matchup, 2v2 vincono Renekton Wukong, suppongo, beh sì. Azir Thalia, Thalia ha un matchup buono contro Azir, sì. Poi movimento sulla mappa. Allora ragazzi, i JDG vanno avanti per forza. I GDG sto game è impossibile pensare che i GDG vadano indietro questo game, è impossibile. Renekton forte early, Varus più forte di Kalista, con push in support, con Thalia che può romare sia top che bot. I GDG vanno avanti per forza. Non c'è verso per i GDG di andare indietro questo game. Kalista... Boh, vediamo, forse Kalista fa recuperare leggermente e aiuterà quella Azir, però... Vedo i GDG molto avanti qua. C'è possibilità di comeback? Especially against Hail of Blades, sì. Varus, Hail of Blades, Ash. Incredibly powerful. Sì, ragazzi, perché comunque Renata. Doppio AD carry di là. Renata se becca una ulti buona. Azir, teamfight buono. Devono comunque riuscire ad arrivare a un determinato minuto per comebackare il game. Però early game, GG, ripeto, mi rifiuto di credere che questa comp vada indietro. Early game, global da livello 6. È impossibile. La fai vedere in live la finale come l'anno scorso? Ho parlato con Riot. Ho chiesto già a Riot, ho parlato con Riot. Devo aspettare 24 ore, non posso neanche farlo vedere live. I don't know, they're just kind of watching here. T1 here to spectate how JDG take a red buff. They do it well. T1 learn and are forced to walk away. Bit of a disastrous level 1 all things considered, because now owner. Mi hanno concesso, ragazzi, di guardare il mondiale comunque, quindi vabbè. Va bene, nice. Kanavi takes away a bunch of the small ones here.
But yeah, I mean, not only the Ash Varus, but also the Taliyah over Azir in the level one, big priority there. And it means that JDG accomplished their goal. They can split the map for this bottom lane that has been crucial. And we are straight up okay. Back to spring. We're just healing level one to try and gain control of the wave. And it is Ruler and Missing that are able to get the early lead. And it's very concerning if you're a T1 fan right now, because there is no cleanse in this bottom lane. Yes, you have the bailout, but when level 6 rolls around with the Ashe, with the Varus, the setup is so easy. Vai al cinema a vederla, se no la vedi live. No, ragazzi, perché se io vado al cinema a guardarla, io non vi porto la finale del mondiale in live. Vi ho portato tutto il mondiale, tutto, e non vi faccio vedere la finale in live? Ma che scherziamo? Porto la finale con guardando i video YouTube. Non lo porto nello stesso... Non lo porto in live nello stesso momento. Cercano un dive qua, ragazzi! Guma Yuzi, diveato! Ruler Flash è ancora vivo! Mission cade! Godo! Pezzo di merda! Caria! Woo! Oh, sono fiero di essermi scopato con la coreana. Caria! Bravo, Caria, bravo! Quei due crop che ha fatto. Not allowing anybody to get through. Out of all the four champions in the bottom lane, if you told me Renata got the double kill, it's troppo indietro Guma di farm, però. And he's gonna get all the he got all the minions at the tower afterwards too. So there's gonna be a bunch of extra experience. We're actually gonna see a support higher level than AD carry this game because mamma mia, Caria, che player. Big minion wave that was stacked. Mamma mia, Caria, che player, ragazzi. Non so se faranno vedere il replay, ma merita, insomma, come cosa. Mamma mia, quattro minion e li frizzano pure la wave davanti. Poi dopo che tilt. Mamma mia che tilt. Mamma mia. JDG senza pietà, ragazzi. Poi dopo. They got a carrying a flash and this giant's belt is good, but he's slowly getting chipped away. Navi in the area, just shadowing in case the gank does come through. Happy with this lane state. Ma Caria? Hanno spottato. Spottato anche Owner da una ward. Can go either way, and bailout in those situations can be really big. Now though, after they've been able to push it out, they should be fine here. Retreat back to your Krug's kill. The red side jungle camps have reached. Riguardiamo, ragazzi, finalmente. Guma Yuzi non può fare nulla. Bellissimo lo swap di agro. Ruler vivo qua col flash. Missing qua doveva flashare molto prima. Caria, boom, boom. Bam. Ma la Kling. Ha provato a cleansare. Sparati. The handshake was a bit too firm there for JDG. we're not a fan of that one. He's got a firm grip. Man's got some strong forearms. Put him in there. Man, look at the CS though. 43 for Ruler. So the 16 now. 43 minion Ruler, 16 Guma Yuzi. Però ragazzi, merito di Kanavi. Mi fate un applauso a Kanavi, per favore. Merito, ultra merito di Kanavi. Cioè, il jungler più forte al mondiale, ragazzi, potrebbe essere effettivamente Kanavi? Potrebbe essere effettivamente Kanavi? Sono questi due qua, comunque, ragazzi. Primo game, Owner ha scettato in testa Kanavi. Secondo me, Kanavi ha scettato in testa Owner. Cioè, sarebbe da finire sta roba. Renekton sopra di farm, giustamente. Talia arriva a livello 6 adesso, ragazzi, inizierà ad andare in giro. Con Baros che è già avanti 20 minion. E tra poco arriva a livello 6 di Kalista. Di Ashe. E appena arriva al livello 6 Ashe, lì voglio vedere i 2v2 in botlane partire come colpi di proiettile. E Nako sul confine a lampada. Vediamo. Al genio della lampada. Bravo Zeus. Boom. Gotta say though, last time Kanavi getting some early kills worked out pretty well for JDG. And he is on his signature Wukong. Him and Levi are the two junglers worldwide that did not give up on this champion, even boom. After the jungle nerf to Wukong came in. And at world so far, 7-1, the record for Wukong. Yeah,
And I mean, especially hanno un ratio alto a Wukong al mondiale? We talked about what Vi can do with it. Wukong can do like 10 times more, and that is very concerning for the side of T1. They need to be clean in their execution and careful around the potential level 6 plays from this JDG lineup. The Wukong, the Taliyah, their ability to move around and set up these walls could be incredibly disruptive for anything T1 try to do. There's also, which we haven't really discussed yet, and I don't think it's as strong as it once was, but Faker, però il movimento non mi piace, ragazzi. Spero di vederlo scendere in fretta, perché ripeto, Ruler Knight si può comunque muovere di R. Carry a Tradda con le palle di un Minotauro. Attenzione, 369, ragazzi, interessante qua il coccodrillo. Sto piccolo trade. Zeus risponde egregiamente. Entrambi i team di livello incredibile. Forse siamo davanti a veramente quelli che sono i due team più forti al mondo, ragazzi. Con tutto il rispetto per i VBG che sono arrivati in finale, ragazzi, ma credo che sappiamo tutti che entrambi questi team sono effettivamente più forti dei VBG. Poi magari vincono i VBG la finale, non mi interessa, ma... mamma mia, 369. La finale è questa, signori. Vi ricordo che anche l'altr'anno la finale era questa e poi hanno vinto i Dragon X. Voglio ricordarvi questo prima di dire questa frase di nuovo. Per sicurezza, ragazzi, per sicurezza. To slip on in as we call up Karia, the real powerhouse of the bottom lane. A level 6 Karia, courtesy of the early play, has the XP advantage. Karia al 6, vero? Mamma mia, grazie al cazzo. Faker, esploso. Owner, 3-9! Godo, Karia ancora però. Mamma mia, Karia! Mamma mia! È vivo, Kanavi. Owner lo prende, ti ha preso l'Herald, gli avversari. Knight, ma mia owner. Oh, io no. Dai, Zeus. Flash out. No, Karia. Bravo! Ah. Will not connect. It's an absolute mess of a fight on the top side. But in the end, it is T1 that pick up the Herald. They'll get that, but outside of the... ha preso T1. Ha preso Karia. Dio, ha preso Karia. Errore, però. Posso dire una cosa? Potevano killare anche Ashe. Però non dico cazzo, cioè Karia ha smurfato, cazzo devo dire, ragazzi. Ha sbagliato l'ultimo, che cazzo devo dire a Karia, dai. Ha detto mare, cioè, eroico. Non ho capito perché ha tenuto l'ulti fino alla fine, però cioè, ha smurfato lo stesso. Faker però non ha fatto un cazzo in tre games. Il primo ok, ha giocato bene, ma non ha carriato lui. Karia non può... eccolo qua, Karia. Non può ultare. Qua doveva ultare Karia. Forse stava aspettando... mamma mia, Karia, che roba. Flash di missing. Qui collano. Prende l'Herald. Risale. Peccato qua, ragazzi. Peccato qua. Mamma mia. And stay alive for a little bit longer, otherwise that could have gone way worse, but it is still JDG to pick up. Parliamo anche dell'ulti di missing comunque, per carità. Available in Kanavi, gonna be looking for a dive here. No reinforcement for T1. Oddio. Ulti up and available for Wukong. Waiting, buying his time. Extra healing coming in, but Zeus is gonna get a chance to use it, holding on for now, but giusto, che devi fare, ragazzi, che devi fare, cioè, lo devi fare, ragazzi, cioè, combo di Renekton, combo di Wukong 100-0, questi sono i matchup con Renekton, ragazzi. T1 in difficoltà, ragazzi, me lo aspettavo, certo che sì, è draft, no? Renekton early game, Varus early game, Taliyah movimenti sulla mappa migliori di Azir, è giusto così, ragazzi. Spero che questo vantaggio non vada a snowballare. Karia sta tenendo in mano i T1 da solo. Senza Karia sto game era finito, era open. Era open senza Karia. T1 due draghi, però. Kanavi
mai il best Wukong al mondo, dici tu. Può essere il miglior Wukong al mondo, ma anche, cioè, vecchio, con tutto il rispetto, se c'è Renekton in top per avere qualsiasi jungler aggressivo che fai 100-0 sul dive, funziona così la comp con Renekton. Pushi, stacchi, doppia W di Renekton sotto torre, arriva l'altro jungler e fate 100-0 in due. Non c'è una counter presa quella roba. Right behind him, might try to break the top lane matchup open. And Zayas, some incredibly dominant performances on this Aatrox in the quarterfinals, continuing to go for the lethality route. His bread and butter, see what he can get done. It's also again Kanavi having such a big impact and utilizing these early kills extremely well. This is a level 10 Renekton, doesn't have dominance, but does have Gore Drinker available. And Kanavi's on his way. I really feel like Wukong is the most underrated pick. At world so far. T1 are gonna go for the dive. Kanavi's gonna try and answer. Doppio TP. Pedia c'ha l'ulti? Mamma mia, che arro! Ma è... fammi vedere. Mamma mia. Mamma mia, che cazzo ha fatto. Scusami. Ma con quanto predict la... ho bisogno di tornare indietro. What the fuck? Mamma mia, che freccia. Dai! Poteva fare di più Faker. Non c'era niente che Faker potesse fare in più. Oh, no. And they do spot Kanavi there. Faker should be able to at the very least benefit from some of the gold that is going to come through here. But it's still JDG. Oh, no. Beh, lui, sì. Faker sta serio, però non faccio un cazzo. No. And make it even bigger. Look at the gold lead here. Ti prego, Faker, fai qualcosa. Ti supplico. Fai una roba. Qua ovviamente Guma, ragazzi, è obbligato. Cioè, carry è ovunque per tenere in mano il game. Cioè, carry è ovunque per tenere in piedi la partita. Che cazzo deve fare? Guma ovviamente rimane da solo. Kairi ha sesta bot e non ha praio comunque, quindi è giusto il movimento di Kairi. Mamma mia. Mamma mia, missing. Fai vedere Faker qua. Vai. Che cazzo fa Faker? Vabbè. Poteva fare una combo in strana. Oh, lascia stare. Non ha danno a Zero attualmente. Oh no. Kairi si è tankato. Mamma mia, guardate che vi prego, guardate Kairi. Cioè, vi supplico. Cioè, vi supplico, guardate Kairi. Cioè, arro palesemente tirata per Guma. Kairi si muove davanti. Boom. Salva la vita a Guma che riulta Kairi. Giusto il vantaggio dei JDG per la draft, ragazzi, che hanno. Giustissimo. Però rischiano, cioè tutti i gold sono su carry dei T1, cioè dovrebbe essere sono d'accordo col caster, come fanno, cioè deve trollare uno dei JDG. Which, you know, he's going to feel great about, but T1 as a whole, not so much. And we start to feel again this game kind of slipping away as we get to the fight at Harold. And crucial that T1 have been able to grab the first two Drakes. They have not gotten nothing in the early game. Bello. Getting a third, moving up to Soul Point on a Cloud Soul. Feel pretty good. But I don't think JD. Ok, i T1 comunque hanno un bel controllo degli obiettivi. Ci hanno fatto i draghi, hanno fatto il cazzo di Herald. È impensabile per me una roba così. Molto svantaggio contro Renekton. Cioè, per me è impensabile pensare che un Varus Ash midlane, un Renekton top e prendano l'era di T1. Cioè, è impensabile per me come roba. Probabilmente divappano delle cose per fare quella roba lì. Sono tutti sotto di minion. Cercano l'engage su Zeus? No. I due draghi ovviamente, certo. Ruler con il crabbino.
Caria va per levare la vision. Snipes the scuttle away from owner, not able to pick that one up. That actually is going to be really big because in 40 seconds T1 have a basically must win fight where they set themselves up for 30 secondi al drago. Forse i T1 dovrebbero usare questo drago per aumentare un attimo i gold e prendere una struttura più che contestare il drago, ragazzi. Non possono contestare il drago i T1, mi rifiuto di crederci. Non possono fightare in questo minutaggio contro Renekton. Non mi rifiuto, cioè preferisco vederli prendere una torre mid. È vero che hanno l'Herald, eh? I want to see, since T1 have been able to get early access into the river here, Renata can shine. If you can ultimate, you can cover either one of these entrances into the river, and JDG right now are funneling on through. They're going to be forced to... Visione elevata, bella quella, togliere quella pink. I T1 vogliono fightare, io non fighterei mai. Quindi bravi loro se vincono sto fight. Io non avrei mai chiamato sto fight. Io prenderei mid. Herald mid, una torre e mezza. Mai fighterei un coso del genere contro Renekton in questo minuto. Bravi loro se riescono. JDG now again moving in, fighting slowly, diligently, eyes on carry, eyes on the hostile takeover to maybe be the difference maker in this fight. Zeus on the flank, fake over the wall. Objective getting lower and lower. Date mid, vogliono quel drago. Non l'avrei mai fatto. Non l'avrei mai fatto. Owner 1v9. Mamma mia, non l'avrei mai fatto di una roba così. Vedi, non avrei mai fatto una roba così. Owner 1v9. Incredibile. Mamma mia, Owner. Mamma mia, che ha fatto. Mamma mia, la R. Mamma mia, che ho visto. Mamma mia, che ho visto. Mamma mia, che ho visto. Guarda che roba. R di missing. È già dentro la R di missing, ma non lo sa perché Liga è una merda. E incredibilmente. Cioè, devi ringraziare Owner che League of Legends è una merda. Perché qui, cioè, l'arrow era dentro a Owner in una maniera infinita. Però va bene così. Conta la play. Magari c'è un certo dislivello di... Guarda che roba. Cioè, se questa qua non è hitata, io sono omosessuale. Cioè, qua ragazzi abbiamo play incredibile di Owner. Per carità, incredibile. Spero sia aspect di lei. Spero sia aspect di lei o una roba del genere. Ma... questa è una play incredibile. Questa è una play. Io non avrei mai chiamato una roba così. Questa è la prima play che vedo che io non avrei mai chiamato e che ha workato. Quindi bravi T1. Io non ce l'avrei mai fatta a chiamare un fight contro un Renekton, contro un Varus che è troppo superiore a Kalista al momento, perché Kalista è indietro 60 minion. E con una torre, con due torri mid free. Cioè io avrei fatto direttamente le due torri probabilmente. Io avrei fatto le due torri mid. Non avrei mai chiamato questo fight. E loro hanno ragione su di me perché hanno vinto il fight. C'è da dire che Shy Knight che missing hanno il flash. Quindi è una grande play di Owner, ma se andava male era finito il game. Incredibile. Incredibile. Kalista ora comeback. Kalista comebackato. Anche se sotto i minion c'è le kill. Anche la play di Faker sembra stata... No, non c'è la play di Faker. Qua non esiste la play di Faker. Perché Faker... Guarda. Boom. In questo momento non c'è già più la play di Faker. Questa è la play di Owner. Se uno follow up su una play che ha già fatto un altro, bravo. Ma la play di Owner, ragazzi. Se Owner non faceva quella roba lì, se Owner, e lo faceva Faker da solo, entrambi flashavano indietro e lui veniva turbo massacrato di pugni. Questo è un grande follow up di Faker, è un grandissimo follow up di Faker. Sulla pagina di Owner, chiaro, è la stessa, sono sulla stessa lunghezza d'onda, bravo. Ma la play di Owner, non scherziamo. Se Faker non faceva quello, non faceva doppia. Faker bravo, ma la play è di Owner. Ragazzi, è Owner che da solo flasha l'ulti di Ashe e becca mid e support. Non è Faker che becca mid e support, è Owner che inizia. La play è di chi inizia, non di chi segue. Bravo Faker, bravissimo. Basta presare Faker quando Faker farà roba e dirò Faker incredibile. Questa è una play di Owner, ragazzi.
Fai vedere gli ulti di Kerry, mi sto concentrando su loro. Inutile. Foglio do crow, fai meno. play comunque di owner, però carry a Yobi. Vabbè, non cambiamo un cazzo. Not able to actually re-engage there. No, non è play di carrier. Era praticamente chiamata da Faker. No, non può essere chiamata da Faker perché flashi un arrow che non hai reazione. Però posso dire una cosa bella. Posso dire una cosa incredibile. Che è la vera play che nessuno ha notato. Nessuno ha notato sta roba. La play qui è di owner. Ma la play migliore di questa giocata è la reazione che ha avuto Faker al quasi simultanea. Adesso vi dico una roba, aspetta. Sì. Hanno avuto la stessa idea nello stesso momento, quindi in realtà non è la play di non è una play incredibile, ma vuol dire che entrambi i giocatori, quando ha tirato la freccia, la reazione mentale è stata uguale. Se voi guardate sta roba qua, guardate. Arrow tirata. Si gira, quindi ha già quella play partiti insieme, no? Lui ha flashato, nel momento in cui ha flashato lui ha fatto partire il soldato, quindi la reazione di entrambi i giocatori è uguale. La reazione di entrambi i giocatori è uguale, ragazzi. Questa è la play. Quindi bravo Faker, ma rimane una play di Honor. Però incredibile, cioè, però incredibile anche Faker. Cioè, quella roba lì è incredibile. Anche se partiva con una reazione più lenta dopo aver visto l'altro, magari era la stessa roba. Però è incredibile. Cioè, è incredibile avere la stessa reazione del compagno di squadra. Incredibile. Incredibile, fuori di testa. Rimane il fatto che senza carry il game era open lose, quindi carry MVP in chat. Io non sono di parte, non favorisco Keria. Non ho mai favorito, non sono qua a dire Keria incredibile ogni roba che fa. Senza Keria, ragazzi, non è, il game era open. Cioè non favorisco nessuno. Mamma mia che word di Keria. Mamma mia Keria, straordinario. Guarda il passo felpato, mamma mia. Mamma mia che giocatore. MVP Keria, MVP. That engage over the top. Faker sta attento owner qua. From different angles. And I think big for owner. After kind of a lackluster game too, in a game where Kanavi is pulling Occhio! Mamma, non ti ho visto! No, vabbè, raga. Individually though, he's still quite weak. 369 slices. He'll get no dice. And he'll be forced to walk out of this one. Good patience from owner. Sto vedendo. Ah, mamma mia, sto male. Occhio. Non c'è l'ulti di Varus. No, non è script, quella roba lì è predict. Non hai quella reazione lì, sapevi che era lì dentro e ha fatto quella roba lì, cioè aveva l'intuizione. Non era reazione al dash, era un movimento che ha fatto in anticipo. Mi viene voglia di tornare a giocare. Ma io sto giocando, ragazzi. Fatto due rank di ieri. E c'ha Ruler sta serie. Mamma! No, comunque lo sto giocando, ho fatto due ranked, le prime due ranked dopo tre mesi. Non le farò mai più. No! No. C'è jungler vivo. E Wukong è forte in quelle situazioni, vi prego. No! No. Bravo, Faker. Oddio, l'ha preso. Mamma mia, mi sono cagato in mano. Non è così, sta vincendo i T1. Pensavo vincessero i GDG, ragazzi, a mani basse.
Shut down per Ruler. Owner. Oh, no. Ha preso l'arro. Sniperalo. Hold on to the Baron, but JDG fire back. And it is 369. The Crocodile stays alive throughout so much there. It's a negative Red Bull Baron power play. And more importantly, it might inhibit. Che gridi inutili, sono d'accordo con te. Set up for the soul, whereas normally that should have. Hai vinto qua, fai Nash, vai via. Look at Knight, the amount of damage he does, the double knock. Non posso andare via. And then T1. Vedere? Non è tall'ulti? No. Sì, possono andare via. Gridalo su un Renekton, che è il punto forte dell'avversario in questo minutaggio. Mamma mia, il DPS. Alla Ruler. Owner quasi la turna smart, perché ormai era andato, ragazzi. Cioè, non aveva più niente. Stava per ammazzare il coccodrillo. Attenzione che hanno preso il shutdown su Ruler, eh? Ruler qua, mo, li pompa la confidence addosso a Ruler. Ruler sembra... direi... è Faker, direi, l'unica persona con intelligenza. And Damo certainly did not, but T1 still have the Baron buff available and should be able to set up for the soul point. Flash available on Knight. Soul. Non trollate, T1, non trollate, non trollate, che mi fate vedere una serie incredibile. Non trollate. Oh, occhio all'arro. E lì entra l'arro, sicuro. È fuori vision. È fuori vision, Ash. Ok. La becca su Faker. Mamma mia, Faker, ti succhio il cazzo. Oh, io. Non ha senso. Questa reazione non ha senso. The entire team split. Arrow going wide. That's massive. Freeze attack going to pit, trying to isolate and take out the jungler. T1 now need to turn. It's the hostile takeover connecting. Who can get the objective? And the steal coming through in time. Missing ha splittato. Missing ha splittato. Occhio che vi rompe il cazzo. Aspettate lo di 369. Slowly, surely they have no jungler, but they have the objective. T1 desperate to get more. They know they need to get something here. Pushing in. 369 over the wall. Occhio carry. Disastro. Morto. 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 But he will get killed. It is only a matter of time. Finishing up the fight at the end of the day. JDG gets the Drake, even if T1 get the consolation prize. Successful heist for JDG, because not only do they deny the soul, and are they able to get themselves towards more dragons, but additionally, and the most important part, the Baron buff is so now exploded. And not only weren't able, because of the topside play, and then this fight, to utilize their buff to get more objectives. All right, keep your eyes on Kanavi. He sacrifices his life to go in here and steal the dragon. Sta baitando l'arro. Keep your eyes on Kanavi. He sacrifices his life. Guarda il movimento. To go in here and steal the dragon and deny the soul. They're trying to focus on owner. 369 goes for him. They stun him. They seismic shove him. They keep him out. He smites early. Down to the 300. Mamma mia. HP there, and then se prendevano quel drago i T1. In the middle of T1. The sacrifice. And then they kind of get kited here and chased down. And you know, in the end, T1, they all turn their sights towards missing on the back. Kind of respect it from JDG though. They're trying to kite them out, poke them down, even with four members. Mi sa che ha fatto apposta. Però non credo, quindi dico di no. Missing has no mobility. And what is really big is that Missing actually ends up flashing there, because at that point I think JDG had already won the play. Missing trying to get more ends up backfiring, because Ash in particular, when Faker has his flash available, is a sitting duck for an Azir shot. Renekton spike. Oh, maybe now caught out again. Fai vedere, Talia non c'è. Però c'era Renekton. Spike totale del campione. Fai tornare indietro. Due item, però questa è l'etality build, esplodi. Aatrox è un po' lontano, Azir è lontano. Non c'è Azir, non c'è Aatrox, si può arrivare in tempo. Particolare, perché vogliono prendere un fight dove c'è il momento più forte di Renekton. Missing? Morto. Fatto bene. Missing, ragazzi, vi sembra un anello debole?
Sicuramente non è il livello di carry. Ho paura di sapere quanto è forte Ruler, cioè. Dici che Ashe il problema. Ma Ashe Varus contro Kalista non è male. Matchup, poi se intendi in team fight, ovviamente Ashe è strafragile vecchio come campione, cioè. Però ha, ha un playmaking molto interessante, cioè l'arro se ti entra vecchio. Pensavo di vedere, onestamente parlando, pensavo di vedere GDG almeno 2k avanti adesso. E da ora in avanti i T1 iniziare a cambiarla leggermente. Anzi, tra appena Azir chiude il prossimo jet. Pensavo veramente di vedere i GDG leggermente sopra. Non è finito il game, eh? Però devono stare molto attenti. Winning this gets you one game away from making it to the world finals. This is the most close game we've had so far. T1 do have dragon advantage, but JDG have an incredible. So che erano sopra e hanno fatto una per carità, ma. And if you look at some of the star players here. Penso che il fight decisivo al momento è quello lì che ha smurfato Faker con Owner con Faker, no? This Varus poke is unreal right now. 3 item power spike with the lucidity boots as well. So much cooldown reduction. Dottore Mid deve andare giù, ragazzi, cioè. Non può essere ancora on. Non può essere ancora up. La torre mid, cioè, sta rallentando troppo i GDG. Sta rallentando veramente troppo. Secondo me lì è un pick sopravvalutato. Vecchio Nico, Rihanna, Azir, quelle troiate. Nasha. 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 JDG. Poi do proprio l'arro. Nashor, ecco, il starta con la merda! Cazzo che vuoi. What? Non ho chiuso gli occhi, cioè. Certo che tradano per Dragon Soul. Certo che lo fanno. Certo che lo fanno. Nashor per Soul è favorevole per i GDG nei primi minuti, poi per i T1. Incredibile, mamma mia che game. Oh, crop, sì. Questa voglio. Questa. Oh, crop. Soul contro Nashor. I GDG che ora sono obbligati ad utilizzare Nashor per aumentare di tanto i gold. Sono obbligati i GDG, devono giocare over acro. Devono tirare giù mid, torre top, torre bot. Minimo, minimo 4 torri, minimo. Minimo 4 torri. Minimo, perché poi i T1 comebackano, sicuro. I T1 comebackano, sicuro, devono giocare over acro. Qua succede il casino, sicuro, 100%. Qua sta per succedere al putanato. Qua succede una putanata incredibile, non vedo l'ora. Sto qua col datemi il te Arizona. Io voglio. See what they can get done with it, because they did pay a decent price here in the form of a Faker 3 item. Aatrox 2 e mezzo. Aatrox che da ora in poi è sempre più forte di Renekton. Torre, boom, una. Arrow. Beh, mamma mia, missing. Oi, no crop. Ecco i casini che volevo. Questo è quello che volevo. Owner obbligato ad andare out. Over aggro qua. Over aggro i JDG. Doppio carretto. E un'altra torre. Sublime. Obbligati a giocare così, ragazzi, perché dopo comebackano. Faker. Bello. Oh! Berserk! Kuma. È donato! C'è la cosa di dire! È vivo! Ho visto! Ho visto! È finito il game! No, è incredibile! Hanno vinto!
knocks it down. È incredibile. Non pensavo a una roba simile. Finito il game. Finito il game. Finito il game. Ho visto la qua sotto. Finito il game. Qual è il team più forte? Qual è il team più forte? Voglio sapere. Chi è il team più forte per voi dopo aver visto questo game? Perché i T1 erano indietro, però hanno smurfato singolarmente a quanto pare. C'è da dire che senza Keria il game era finito al minuto 5. Quindi... mamma mia, fatemi vedere il quarto. Sono pelato, guarda che roba. Fatemi vedere il prossimo game. Sto sborrando, sto. Finalmente Fegra ha fatto una giocata. Oh, ecco, tipo... ah no, da Macron. Lulu Zeri. Ah, interessante. Spero che perdiate il game al minuto 20, brutti figli di Troia. Aatrox contro... ah! Non ne ho la minima idea. Non conosco il campo. Ti ha blindato. Blind Aatrox, quindi lo reputa winning per Ione. Fegra ancora con Azir contro Orianna. Knight non ha giocato stasera, incredibile. Jarvan Azir il più forte in teamfight. Ione più forte di Aatrox. Però Velvet scala. Più forte di Jarvan. Dopo. Però Orianna con questa comp non fa un cazzo. Non hanno prio bot. Azir scala a favore di T1 game. Però late game vincono i JDG a mani boss. Voi dite ma come? Azir, Ione, gnignignin. Lulu, Zeri e Velvet. Coming down as well, just to follow that up. Ruler should feel the back here, not a big deal. A bit more money in the back pocket of Caria. Imagine he gets all three stacks there, so probably can go back opt for a pot if he so chooses. Forward. Kanavi definitely a very. Danno ancora spazio a Caria. Played a lot of games of it, and danno ancora spazio a Caria. Danno ancora spazio a Caria. Danno di nuovo spazio a Caria. Lulu contro Keria. Cioè Keria, cioè il motivo per cui c'hanno le win è Keria. Cioè e owner anche, ok. Keria's kind of hovering at the mid ground here just in case JDG were to make a hard push, but of course with full vision we know that the JDG bottom. Sposta la cam, sì. Scusate ragazzi, ci siamo. Il quarto game. Ditemi che c'è il quinto game, ditemi che c'è il quinto game. Ti prego. Dai. Voglio vedere Velvet sto game. Sono molto interessato io ai Velvet in competitivo. Carry jungler che scalano, forti late. Voglio capire come workano. In un meta dove sembra tutto team fight più che altro, no? Jarvan, Wukong, Vai, Maokai. Voglio capire un attimo. L'abbiamo già vista Velvet, l'abbiamo già vista. Dai VBG, se non sbaglio. Dai VBG, sì. Cioè, te Orianna forte in questa comp, come mai? In che cosa è forte Orianna in questa comp? Cioè l'unico, cioè non ha una persona su cui effettuare i fight. Cioè cos'è, giocano con palla su Zeri, con peeling di Lulu e Zeri che fa 1v9? Non ti so dire. Dai gli Oia non guardo proprio un cazzo. O gioca doppio scudo su doppio carry con control. Ho capito, ma avete visto i T1 quanto sono forti in team fight? Arriverà sempre il team fight, no? Cioè, se ci pensate un attimo, come fa a non arrivare un team fight per i T1 lì dove c'è Jarvan che può forzare, Ione che può forzare, Varus che può forzare, Bard che può forzare, no? Non hai quella comp dove Orianna può permettersi di dare la palla al carry che poi va in a fare 1v9. Non è così. Che fa il pick, tappa e bla bla bla. Non è così che funziona questa comp, ragazzi. È team fight, perché i T1 possono forzare il team fight. Magari con un champion in meno, ma anche con due champion in meno più che uno. Se c'erano due champion in meno da forcing, potevo dirti di sì, vecchio. To the midways, but will be behind on the play. Carrier maybe just gonna throw down a bit of poke, Cosmic binding to hit missing. Bello. Grab the crab. Belveth, incredibly strong early on in the game. Certo che sì, ha finito il mana. JDG to come first as well.
Ti aspettavi Zeus molto inferiore a 369. Quanti anni ha Zeus? Mi hai detto che è molto giovane. Io il più grande gap l'ho visto nella scorsa semifinale. Non ho visto sto gap di cui state parlando tra Zeus e 369, eh? Comunque è innegabile che Zeus abbia il talento di questi giocatori qua, per carità, ma quasi stranamente, cioè Deshai ha portato, Bin ha portato da solo il team in semifinale, perché alla fine i Gen.G li ha battuti Bin andando 7000 avanti con vantaggi, team fight che smurfava. I VBG sono arrivati in semifinale perché hanno trovato il team americano, ma in semifinale è stato Deshai a vincere il game. Almeno due game su tre che hanno vinto ha smurfato Deshai. Poi l'ultimo game ha giocato Ornn, però i due li ha vinti da solo. Mamma mia, Kaira, che tumore che sei. Sono le robe che facevo io, che la gente mi insultava. Però poi è roba psicologica. E nello stesso modo io lo prendo nel culo, perché se fai roba psicologica, ma sei un figlio di troia. Dove gioca Velvet? Velvet non è obbligata a gankare, ragazzi, contando lo scaling. È Jarvan che è obbligato a gankare. È Jarvan. Voglio vedere a livello 6, non hanno cleans in botany, ragazzi. Cioè, Guma Yuzi Bard, mi rifiuto di credere che non prendano delle kill in botany a livello 6 di Varus. Mi rifiuto. È impossibile. È troppo facile quel gank. Hanno troppa prio bot per non prendere almeno tre draghi. Sicuro al 100% sta roba. Spero gli vada bene, spero gli vada a culo. Spottato Kanavi. Kanavi coming in. Owner waiting in the darkness. Don't want to commit to the play there. They gotta know. They're late on the bot lane roam. Yes, Karia gets out of lane, but for now Guma forced to just catch that CS. Baker waiting as long as he can, trying to hold on to the shifting sands. Guma, come ti sembra Faker overall finora? Irrilevante come Knight, solo che almeno Faker ha fatto una giocata, però overall sui game non ha fatto niente. Quello scorso ha fatto il fight finale e l'altro fight, quindi meglio di Knight che non ha fatto un cazzo. Gli MVP sono a mani basse, Owner e Carry questo game. Stasera. Più Carry. Do note there are no teleports for either top laner here, so if we do get a fight for this dragon. Faker non ti hanno fare niente. Faker non ha. Ragazzi, perché mi devo litigare con voi? Perché devo litigare con voi? Cioè, non voglio litigare con voi. Cosa ha fatto? Allora, Faker ha giocato in modo buono, ma il meta non è mid-centrico. La volete finì? Faker in questi tre game ha giocato bene le laning phase, champion che in laning phase non fanno praticamente nulla. E se non era per Keria lo scorso game, il game era finito al minuto 8. Il fight al drago l'ha startato Owner e l'ha vinto Owner da solo. Faker ha fatto un grande ultimo teamfight e ha vinto da solo il game. Rimane il fatto che senza Keria quel game era perso al minuto 18. Quindi bravo Faker, ma se non avevi il support il game era open. Cioè, con tutto il rispetto, bravo Faker aver fatto, ma l'MVP non sarà mai Faker. Exclusively between 4 versus 4. Going in, decent bit of bravo Faker, ma non hai fatto niente in confronto a Carry. Bravo! Mamma mia. Dai, play di Faker ancora, dai. Play di Faker ancora, per favore. Mamma mia, Carry, ti amo. Play di Faker in chat, per favore. Faker MVP in chat. Mamma mia, Carry. Flash stun. Oh. Faker è sempre head mid indipendente dai matchup e sempre top damage. Vogliamo andare a vedere i dati, vedere le statistiche di Faker? Get this Zeri super fed. You have the Lulu and the Orianna. Double supportive scaling here for the pentakill machine. And it's specifically the stall from JDG
that ends up being the big difference maker. Guma doesn't initially join the fight when Carrier goes in. And look at the heal and shockwave combo. Incredibile. Even boom! It's not enough. MVP Faker incredibile. Straordinaria giocata qua, ragazzi. Solo playstyle. Bravo Carrier. Faker, ragazzi, ha giocato bene. Semplicemente, ragazzi, non sono campioni in grado di... Azir è un champion che deve arrivare late, tre oggetti, prima che fa? Cioè, magari riesce a trovare robe, ma se trova roba prima, non è perché lui fa roba, è perché il team fa roba e lui poi prende. Cioè, che deve fare? Orianna, che deve fare? Ma veramente pensate che Faker sta carriando o che Knight abbia fatto qualcosa a sta serie? Sono due campioni che non fanno niente fino ai team fight. Cioè, scusate, ragazzi. Cioè, i jungler e botlane, fine. Ruler's area getting ahead, definitely a big concern there. Able to go back by the noon. Quivers AS now. Bravo, Zeus. Take him out to safety. 369 not able to get. Sono costretto a quello lì. Esatto. Quindi non ho detto che Faker sia un pippone infinito. Sto dicendo che semplicemente non ha fatto niente perché il meta mid non è carry mid centrico. Il meta non è mid centrico, ragazzi. È Nico forte in team fight, Orianna blind forte in team fight, Azir forte in team fight, Talia l'abbiamo vista tre volte, Akali se proprio vuoi carriare è l'unico champion che ho visto, però anche lì prende il cazzo da Orianna, quindi è impossibile discutere che è un support e difenderà Carrier fino alla morte. Around the corner for Carrier, but still needs a bit more. Faker over the wall, though, has been locked in by the Infernal Chains above and below, coming up for the Velvet. Faker in trouble, not going to be able to get out of this one. Vuoi parlare ancora? Vuoi parlare ancora? The kill coming through for Konami. Yeah, that's JDG territory. Faker walks right in and they welcome him with open arms. Faker che era 15 minion indietro al secondo game con l'altro mid lane che è stato senza flash dopo 10 minuti. Basta ragazzi, per favore. Faker bravo, ma c'è sempre quel ma. Mentre quando c'è Kyrian non c'è il ma, è il più forte, fine. Così come Guma Yul si ha smurfato, così come Owner ha turbo smurfato. Herald, attenzione che GDG ragazzi, premono l'acceleratore qua ragazzi. È un meta che non punisce avere il mid laner scarso, fine. Non è che dico Faker scarso, allora è scarso. È un meta che non punisce avere un mid laner inferiore. Basta. E per l'ennesima volta abbiamo Faker che è indietro. Poi che Faker sia forte in team fight, io l'ho sempre detto. Ho detto anche prima, non è un problema. Faker in team fight ci sa ancora fare. Così come ha ancora l'intelligenza, per carità. 2-0. Ora torniamo a parlare del game un attimo, che mi sto perdendo. 2-0, 2-0 su Zeri. Con Enchanter Utility dietro. Devono stare molto attenti i T1. Anche perché adesso è il livello in cui Varus deve fare qualcosa. Se va a matchare, perché ripeto, Ruler non c'ha il cleanse, ragazzi. Non mi piace sto lane assignment, sinceramente. Cioè, Lulu e Zeri sono troppo abusabili in questo minutaggio contro Bard e Varus. Troppo gankabili. Controllo di obiettivi neutrali comunque infinito dei T1 rispetto ai GDG. Infinito. Ragazzi, perché mi critica? Devo mettere in palla. No, non metti in palla. Non criticate quello che dico di Faker semplicemente perché siete dei Faker fanboy. Io voglio ricordarvi che ho detto che Faker per me è il miglior player di sempre. Per il livello che ha tenuto e per il livello che tiene tuttora è il più forte di sempre. Però io sono sicuro al 100% che al momento non è il miglior mid laner del mondo a mani basse. E che è aiutato dal fatto che in mid non si giochino determinati campioni. Non sono Carrier fanboy. Carrier è il migliore. Non sono fanboy di Carrier. È il migliore al mondo, punto. Punto. Che devo dire di Carrier? Che vuol dire fanboy? Che vuol dire fanboy? È il migliore al mondo. Non c'è paragoni. Non c'è il paragoni. Che paragone devo fare? Non c'è paragoni. Cazzo, ha vinto un game da solo con Renata. 3-0-6 in minuto 7. Che cazzo devo dire a Carrier? And while in the previous game T1 had some phenomenal team fight execution and do need that to lock down this Zeri, it's not something you want to have. Dall'inizio dei mondiali che sono un fanboy di Carrier, sono un fanboy di Carrier, brutti figli di troia, perché è il support più forte al mondo a mani basse.
Se tu guardi tutti i ruoli, non riesci a dire questo è il più forte a mani basse. Perché guardi Ruler e Guma, dici questo è più forte, questo è più forte. Ma sei veramente in grado di dire questo è più forte a mani basse? Incredibile. Non è così, cazzo. Non è così. Così come non puoi guardare Faker e dire questo è il midlaner più forte al mondo. Non esiste. Non esiste una roba lì. Perché il midlaner più forte al mondo non va 30 milioni indietro. Non funziona così. Non funziona così. Non ce n'è uno palesemente. Non ce n'è. Faker palesemente era il miglior midlaner al mondo tanti anni fa, palesemente, perché smurfava palesemente. Così come palesemente overall è il player più forte di sempre di League of Legends, palesemente, per il livello che ha mantenuto. Ma non è il miglior midlaner al mondo. Cioè non lo è. Iter di Faker. Get early objectives, then T1 is going to be stuck trying to 5v5, trying to actually contest for some of these dragons, some of these barons, and it'll make it. Ma è fra i migliori, certo che sì. Faker è ancora fra i migliori mid laner al mondo. Per quello per me è il miglior player al mondo. Gioca da 20 anni. Certo che è ancora tra i migliori mid laner del mondo. Certo che sì. Ma non c'è un mid laner che dici questo è incredibile, 1v9 machine, non c'è. Sono tutti simili. E in un meta in cui mid non si vede la differenza di mid lane, tutti i mid laner simili sono allo stesso livello. Ma in parte di Yagao che è una sega infinita. Nel momento in cui mid c'è un meta simile, è difficile vedere, non riesci a capire. Sei un fake raider. Doinbi miglior midlaner. Doinbi è un altro fallito. Non parlatemi di Doinbi. And yeah, facing Yone in the side lane is just a nightmare, even with Crown. It does take away, I think, particularly from the engage potential of someone like Oh. Niski 1v9 machine. He needs to play this aggressive. And you see, again, we've talked about this earlier as well, but it still remains true. There is so much attempted vision here from T1. Chovy maggiore Faker. Io penso che sia Chovy, sia Chovy, sia BDD, per se non è più forte di Faker. Ma non vuol dire che li cagano in testa e che vanno 70 minion sopra. Caps no. Bravo Zeus comunque ragazzi. Non conosco il matchup in top, Scout. Io pensavo Scout fosse più forte di Faker. Poi ho visto il cazzo di 1v1 e ho visto che Scout stava giocando come un minion. È come quando ho visto. Allora, Scout contro Faker è come Bin contro The Shy. È quello il punto, cioè, con tutto il rispetto, non sto paragonando Scout a Bin, non mi permetterei mai, per me Bin è più forte, però vabbè, sono due eroi diversi, ma sembra che i giocatori in determinati matchup non riescano perché overrespectano. Bin per me è 20.000 volte più forte di The Shy, 20.000, eppure The Shy ha vinto dei game da solo, però io continuo a pensare che Bin overall sia più forte di The Shy, eppure The Shy ha vinto da solo. Stessa cosa del matchup Scout contro Faker. Scout mi rifiuto di credere che sia più scarso di Faker, eppure Scout ha flashato via a livello 1 contro Faker. Livello 1. Yes, 10 seconds left on the second Herald. JDG get prio here. Expect their favorite on the objective and you can see the one strong point for T1 in this pretty rough early game is still Zeus on the top side. Torniamo al game, ragazzi. Continue to track what he can get done with his lead. GDG avanti. Yone non conosco, ripeto, non conosco, ma è avanti di creep molto bene qui, ragazzi. Kaira si muove verso l'Herald. Attenzione. Mamma mia, Kaira al turno. Vedi, sto scherzando. Qua prendono l'Herald. Chi l'ha preso l'Herald che non ho visto? I GDG l'hanno preso. Dash out. Zeus arriva. Buttato out. Dai, la stittate! Ma com'è possibile che sia ancora vivo? 369? Guarda Zeus. Com'è possibile che sia ancora vivo, ragazzi? Ma mi fate vedere il replay. And Kanavi does not die in those moments. Missing, backing him up. They get the Herald again for the Belveth. And they're able to get the better hand of T1. Mi fate vedere il replay. Ho bisogno di rivedere il replay, ragazzi.
Dragon coming up, but only 14 seconds. Ho bisogno veramente di rivedere il play per capire come non è morto quel pezzo di merda di Canavi. Cazzo, era in mezzo a 20.000, si è beccato 70 ulti. Lulu in... No, per carità. Voglio solo capire come cazzo non è morto. Cioè, ci credo che Lulu abbia pilato e la palla di Orianne e vaffanculo, non lo metto in dubbio. Non faranno vedere il play. Kere, va via. Down to the dragon fight and kind of sacrifice the push on top in exchange. Also, another thing to think about always. Canavi prende il farm in mid. Canavi here does have Rift Herald. Quindi abbiamo un jungler che scala, però overall la comp di GDG non mi piace, non ha senso. IT1 vuole un force di T1. Canavi invece si butta in. Oh, che fa! Carry troppo forte. Canavi, che cazzo fai, cioè? Come fa a essere ancora vivo? Non è vero, non è che... Sto scherzando. Dai, che cazzo fa Canavi? Ma come fa a essere... Non è che non muore lì. Ma che normale, dai, doveva morire 6 volte. Ma allora, Velvet ragazzi, bravo. Carry, mamma mia, che player. Ora per triggerarvi ogni roba che fa Carry alla Osanno, Dio. Zeus. Oh! Taker! Taker! Fai danno! Azir, no fake, non, lui non ha fatto bene qua, ma non è che non mette... è Azir, intendo, ovviamente. Azir non mette danno per ora. Faker non ulta. No, no, ragazzi, non mi permetterei mai di mancare di rispetto al miglior mid laner del mondo. Non mi permetterei mai che poi vengo incendiato. An Orianna that actually does have the crown and missing has his defense. Mamma mia, bella shockwave. Wow. Esploso. Qua non poteva fare niente. Tracenove cerca il predict. Mamma mia, che difficile che è da abusare sto figlio di troia di Zeus. Non vi ricorda un po' lo ione di Broken Blade? Zeus ricorda un po' Broken Blade, vero? Io di Vigil. He lives somehow. It's fine. He's okay. It's fine. We learned cats have 9 lives, Belveth has 3. You only get a couple of those before she eventually has to go down. All right. Well, we do have the quick blades for Zeri, for Ruler here. Level 11 Zeri Ruler. Now that is a bit scary. Late game con doppio carry, Velvet Zeri, hanno le kill entrambi i carry dei GDG. Ho bisogno di... mamma mia, ti prego, dimmi che si arriva al quinto game. Sono così, voglio godermi la serie migliore di sempre. Ti prego. We've seen a lot of Zeris just barely get out and then turn a team fight. And it is also fitting that it's Knight and Ruler that I think are going to have to do heavy lifting. La vera finale del mondiale, proprio. Hasn't really been able to have the biggest impact, and it was Knight and Ruler together that were able to deny that crucial fifth game from KT with an absolutely heroic play, which non può essere così imbecille. It involved Knight's Orianna, and it feels like T1. Ok, gli ha levato la corona della regina infranta. Ha ancora lo stopwatch, però il buon Knight vuole fare doppio, vuole fare zoni, eh? DPS dove lo tira fuori, secondo me. Buono. To create a lot more pressure than 369's Aatrox. This is a defensive Aatrox. This is the Gore Drinker Steryx, tankier version of it, not the lethality that we have been seeing. Whereas Zeus here, è un hit Varus questo qua. È Botkr Rageblade. What the fuck? Faker continue to walk up on the top side. No. And now Carry a caught out, no magical journey available. Ruler walks in. Ha laggato Carry, ragazzi. Beitato da Faker. No, ha trollato qua, ragazzi.
Now JDG just walking in, looking to take scherza. Torre. Ora, ora che bravo Guma lì sul si autopila, ulti flash out. Kanavi preso la Zeus, Kanavi dash, mamma mia quanto è broken Velvet. Oh, no. Godo. Oh, è andato a kill a Faker. Si gode. No, Faker dice datemi le kill che faccio bella figura, lascia la Ione, poi duro. Vabbè dai, ci sta anche la kill, ci sta anche la kill su Nash ora. I danno ce l'hanno ragazzi. Due capi indietro fanno Nash. Lo fanno! Via! È incredibile. È la storia, ragazzi. Kairia che fa il portale, ne escono 5. Sembra quasi da video del prossimo mondiale. Però ragazzi, non è la play, non, la play non è il portale, ovviamente. La play è la call. Cioè... Mamma mia che call. E questo è cambiato. Però cioè, i GDG erano avanti ancora, cioè, con scaling tra la... Vabbè no, fatemi sta zitta con il cervello. I T1 stanno vincendo i macro sto game. È il secondo tra l'altro. Vediamo. Era avanti 2k. Poi 2k se dico. A good shockwave. Zeri follow. Caria? Sta trollando Caria, che fa? Prego? In condition? Bravo! Out, 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 avete vinto, avete vinto. Andate out, aspettate il quarto drago. Oh, fuori, fuori, fuori. Faker? Faker! Dai! Zeus! Faker qua fa 3 DPS in giù, non lo sciovano. Bravo Owner qua col flash, Ruler ancora vivo. Occhio c'ha il peel indietro, double kill di Faker intanto, Caria ancora vivo. È finita, è finita, è finita. Double kill di... è finito. Mamma mia, Guma. Tre draghi, comeback, double kill su Faker. Gli sta entrando tutto i T1. Setting themselves up for a possible final. Not a single T1 member dropping there. You have to look. Fammi rivedere il fight. Kairia trolla, però split a 369. Ingaggia Owner. Faker free poke. Zeus è qua. Free poke, Kanavi sta trollando. Va in. Free DPS di Faker. Molto bravo. Faker. Beh, direi che questo team fight è puro Faker. Si è svegliato, ecco. Kill, Knight 1v1, ha vinto Faker. Hello? Morto. Mamma mia Lulu, che palle, che champion di merda. Oh bro, per figli di troia, no macro, ecco. Bello! Mamma mia, sta intanto kill a Faker, sta andando, sto sborrando. Caria! Oh! In ecco. È la prima. Non è vero. Non posso, non ci credo. Non hanno perso un game quest'anno i GDG. Uno. Non hanno perso una serie i GDG. Sono i T1 a buttarli fuori? Non è vero. Scalate, ragazzi. C'è Ruler 3-0. Collecting heads. Ruler jumps through the wall and T1 are not gonna let that one slide. Carrier nails him. Zeus with the follow up. And T1 swarm on them. Gumayushi hits his ulti there onto Kanavi. They chase him down. Because Ruler had been chased out with so little health, they pick up the kill on the jungler again. And it's not done for JDG. They've come back from worse games. But just the level of dominance that comeback, ma c'è il drago tra 2 minuti, comeback from Wars Games. Tra 3 minuti con Azir che è 2 livelli avanti. Kanavi needs to make sure that doesn't go their way. If JDG win this game,
It's gonna be off the back. No, ancora. Non riesco a capire come fa Kairi a far sembrare tutto. Dalla Faker, ti prego. Sembra che stia giocando contro un team di in solo queue, vero? Cioè, Kairi sembra in solo queue. So close to the golden road. But here in the late game, it's all eyes on the Ruler. Time is in the execution. T1 not giving them a single moment to breathe, a moment to relax. Ruler clearing the wave as best he can. Guma getting stronger and stronger. The attack speed bar is starting to hit like a truck, shredding through the tower slowly but surely. Faker on the flank. Oh no. And the big thing is, Ruler's flash cooldown, which I think is going to be an absolutely pivotal summoner, will not be up for when the dragon spawns. Bravo il caster qua. Ruler non avrà flash per quando spawna il drago tra un minuto e The Soul. E quindi secondo me se butteranno in a caso e vincono i T1. Finita. Obbligati a fightare quel drago e secondo me... Vedo Cannabi che sta intando da un'ora, secondo me Cannabi troll ancora. Like this on it doesn't skill nearly as well as some of the more AP or crit focused builds, but right now you are dishing out so much damage. T1, they have been faced with the LPL gauntlet. They took down BLG in the Swiss stage. They took down LNG in the quarterfinals. Look at JDG here. Can they do it? Weibo waiting for. Ah, Faker è full glass cannon, cioè. Faker one tap, doppio item difensivo, doppio carry item per Faker, non ha senso, cioè è finito. Non c'è mai DPS da parte di GG per vincere il game, non esiste. Faker one tap è finito. Gli sono entrate tutte le kill, si gode. E stack di 10 stack di Darkseal. JDG have to be careful. Zeus coming up the river here. JDG has to be perfect. He's gonna start up the Drago? Himself. No. Cannabi sì. Chucked away. Ecco Cannabi che trolla. Trolla Cannabi, trolla. Trolla Cannabi, trolla. Trolla Cannabi, trolla. Trolla. Eyes on Ruler. Eyes on the shockwave of night. Cannabi? Fake, flashy Faker. Che cazzo fa Cannabi? Owner! Kairi ha trollato il flash. Occhio a Guma! Ciao Guma. Ciao. Varus non ha sto DPS. Okay. Ma che danno è? Ma quando mai Varus ha sta roba? Che cazzo ho appena visto? Scusate, 369 non era quello con Aatrox che si buttava in mezzo a 20 persone e faceva 1v9? Non era... Ruler non è quello che ha smurfato tutto il mondiale facendo 20.000 kill a game? Che ho visto? Soul for T1, they get everything they want. It's the death gap. It's the death gap for Faker. The damage unexpected. They're gonna get Soul. Hey, damage unexpected. Scusa, senti, caster. Damage unexpected. Senti, allora, con tutto il rispetto per il caster del mondo, the damage unexpected. The unexpected damage. No, sei un figlio di Troia e basta. Cioè, the unexpected, da sedete, caster, dai, non rompete il cazzo. Dai, ma che stiamo a dire? Grandissimo flash out, quello che ti pare. Ma Cannabi che cazzo sta facendo? Voglio rivedere l'ultima volta fai di Guma. Ha pure beccato l'aereo su Orianna. Non ce la faccio. Penso sia una delle play migliori che ho visto nella mia vita negli ultimi anni. Spot. T1 will get the Baron. They will get the split push.
È incredibile. Non c'è comeback. È incredibile. È incredibile. Non c'è comeback. È incredibile. Faker. W di Kanavi. Flash facile. Normale. Kanavi ora non dovrebbe fare sta roba. Doppia ulti di Uner. Guma che ulta in modo perfetto. Orianna che è obbligata a zoniare. No, non l'ha preso con due basic. Cioè, non sto capendo che cazzo ha fatto Guma qua di incredibile. Ha flashato una spell di Aatrox e ha doggiato due volte il basic di Ruler. Pain, non so, ragazzi, c'è qualcuno che mi può spiegare com'è possibile sta roba? Non riesco a capire, non ce la faccio. Flash, dodge un basic. Ne doggia due. Ne doggia tre. E flash alla cosa di 369. Non mettere a 0.25, scusate ragazzi, non ce la faccio. Doggia. Flash alla spell. Doggia. Doggia. No, non è vero. Sembra che scripti. Cioè, no, non... questo penso sia una delle migliori play di una di carry di sempre, cioè. What the fuck? And it's the player on T1. Penso di non aver mai visto una roba simile. Had the worst international debut in 2022, but it's him that's been trying to keep and hold down the fort and wins it there. Coming into this tournament, he said, "Me and Karia are the best bot lane." He is looking to prove it as he breaks the back of each and every LPL AD carry. Guma Yushi also said, when questioned how will you stop the Ruler, fuck? I won't. I will crush him. Sì, vi ma lì diciamo che si è buggata l'arrow di Ash perché ho messo pixel fermo e c'era l'arrow oltre Rell. Però vabbè, lasciamo stare. Knight doesn't have his flash available, just shy of death cap. No real power there for the Orianna. Però questa, cioè, overall sono insane tutte e due. Però questa play qua, adesso ho le mani sui capelli, nei capelli. Cioè non ha senso. Zeri late game con speed di Lulu, con roba di Lulu, Shurelia, con Aatrox che sta, cioè non capisco veramente come sia possibile. JDG know that that's a losing prospect on the top side, so instead they will focus on the bottom side, but this inhibitor will be a continuous weak point. 369 finding the lockup, Zaya snapping back on the soul unbound, will just break the inhibitor. He knows the support is slow, it is controlled, it is diligence. Miglior body sempre, for a moment as Kanavi weaves in and out of the exchange, looking for a bit. Cioè, ripeto, questo dovrebbe essere il secondo mondiale di fila dei T1. Penso sia palese che ormai siamo davanti alla più grande body sempre a questo punto. Death by a thousand cuts for JDG. Come duo almeno. C'è anche da dire che i T1 hanno battuto i JDG in semifinale anche l'altro anno. E poi hanno preso il cazzo da un team di merda. These last minutes, JDG trying to defend their golden road as it crumbles before them. T1, the onslaught will not stop. Third inhibitor goes down. T1 pushing in. They're not done. They've got the Baron still. 36 seconds. 5k Red Bull Baron power play backing them up. Zaya's finding an initial knockup, just a bit of poke. A single missed effort from JDG and T1 can instantly fully commit to the fight. It's the shockwave. Kanavi getting lower and lower, falling apart under the pressure. JDG's hope dwindling. They've taken down BLG. They've taken down LNG. It is not LPL versus LCK. It is T1 versus the LPL. They move to finals. Faker, over 10 years into his career, will head to another world finals. Che cazzo devi dire? Ma non è che si gioca meglio in felpa. Cioè, ma non è che si gioca felpa. Ma io non ho mai giocato in felpa. Non è che si gioca meglio in felpa. Non ho mai giocato in felpa. Fermi, non ci ho mai provato. Non è che la felpa ti aumenta le meccaniche. Non ci ho mai giocato io in felpa. Ah, il Ruler ora che piange. E Faker ora che gli stringe la mano. È Ruler ora giù. È Ruler ora giù. And now they get another opportunity. And for Faker,
Incredibile, incredibile T1, incredibile. Incredibile T1, incredibile. Incredibile T1, incredibile, straordinario.